La matricola terribile contro la Neo Retrocessa in questo campionato di eccellenza, 90 minuti per decidere una stagione intera, amici di Directasport.it, e la semifinale playoff del campionato di eccellenza regionale. Ringrazio e saluto Fabio Frongi, a cui sarà commissionato il compito più duro, quello di raccontare tecnicamente quello che succederà in questi 90 minuti che forse non saranno neppure necessari a tuo parere. Intanto le sensazioni sono piuttosto positive, che cosa potrà accadere oggi? Sì, hai detto bene, 90 minuti chissà se basteranno. Ricordiamo che al termine degli eventuali tempi supplementari, in caso di parità persistente, non ci saranno i calci di rigore, bensì sarà il Ploaghe, meglio classificata e appunto padrona di casa quest'oggi, a accedere alla finale contro il Castiadas, per poi andare a giocarsi le finali, gli spareggi nazionali, quindi per prendersi il posto nella prossima Serie D. Davvero una bellissima atmosfera, una cornice di pubblico davvero degna di questo appuntamento, un derby sassarese tra Ploaghe e Latte Dolce, due tra le quattro protagoniste del campionato di eccellenza. Ricordiamo Muravera già promosso in Serie D, l'abbiamo raccontato due settimane fa su Diretta Sport nella sfida contro il Lanusei. Lanusei che è già andato in Serie D attraverso l'ottima cavalcata in Coppa Italia, e quindi insomma questa è una sfida dal quale uscirà una delle due pretendenti sarde per andare a rimpolpare la carovana isolana in Serie D. Ripeto, una bellissima atmosfera, siamo contentissimi di poterla raccontare su Diretta Sport. Tra poco, Mauro, arriveranno anche i dirigenti per assaporare le sensazioni che davvero stiamo respirando da un'ora e mezza, da quando siamo arrivati qui al campo di Codrongianos. Sensazioni, grande tensione, normale, uno spareggio, partita che promette gol perché ci sono due attacchi stratosferici, ma la tensione di una partita secca potrebbe anche frenare, quindi attenzione anche a una partita bloccata e magari non bellissima, ma vedremo cosa verrà fuori. Insomma, c'è davvero tanta carne al fuoco dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ambientale, e credo che i contenuti anche agonistici davvero non ci deluderanno. Non abbiamo detto, lo ricordo io, tra 7 giorni Castiadas aspetta la vincente di queste due match, un Ploaghe che avrà 2 risultati su 3, pareggio o vittoria ovviamente al termine dei tempi regolamentari, e questo può essere sicuramente un vantaggio. Grazie Fabio, allora io direi vai a prendere posto nella postazione, avete visto intanto i giocatori che entrano in campo, io invece andrei subito a coinvolgere un dirigente del Ploaghe, siamo col vicepresidente Gianmario Tede, che ringrazio e saluto. Ma ci serve tanto da dire di questo campionato, matricola terribile, un Ploaghe che ha davvero entusiasmato e sorpreso in questa stagione. Sì, è andata bene, benissimo diciamo. Oltre ogni più rosea aspettativa, ha risposto bene il pubblico, ha risposto bene la dirigenza, ha risposto bene soprattutto i giocatori, che hanno sposato un progetto ambizioso del presidente, che è partito già da 2 anni fa, 2 promozioni dirette, una l'anno scorso con i playoff e invece una diretta dalla prima categoria alla promozione. Sta andando bene, ripeto, ogni più rosea aspettativa, speriamo di continuare così. Vicepresidente, ho visto che gioca con lo smartphone, spero che possa portare fortuna, significa in qualche modo abbracciare anche dal punto di vista ideologico il nostro progetto per tutti gli immigrati, per tutti gli appassionati. Ricordiamo, siamo in diretta streaming su direttasport.it, ma anche stadinasport.com, insomma anche questo è un bel messaggio, chi è lontano da Ploaghe può seguire la sua squadra del cuore. Assolutamente, abbiamo sposato l'iniziativa, un'iniziativa bellissima, complimenti a tutti, vi auguriamo un buon lavoro e di fare sempre il meglio. E noi ovviamente l'augurio al Ploaghe che possa superare il turno. Grazie al vicepresidente Gianmario Tede, a cui mandiamo subito la possibilità di tornare. Io invece andrei ad avvicinare Roberto Fresu, siamo in diretta streaming, dirigente invece del Latte Dolce, totale par condicio in Adriano Fantoni, chiedo scusa, totale par condicio ovviamente in questo pre-gara di Ploaghe Latte Dolce. Dicevamo, la matricola terribile, ci mettiamo a fronte telecamera, la matricola terribile con contro una grande storica di questo campionato, Neo Retrocessa. Che tipo di match potrà uscire fuori?
Beh, intanto scusate, ma matricola è solo sulla carta perché è una squadra composta da grandissimi giocatori che hanno quasi tutti militato in categorie superiori per quanto riguarda i Pro Aghe. Sicuramente sono due squadre che meritano entrambe il salto, purtroppo questa è partita secca, per cui come si dice solitamente in bocca al lupo e finca il migliore, insomma. Il fatto che il Pro Aghe abbia due risultati su tre utili alla fine dei tempi supplementari, che tipo di vantaggio può mettere di fronte? Beh, enorme, perché da un punto di vista tattico può giocare su due risultati su tre, per cui il mister sicuramente avrà pensato a gestire questa situazione nel miglior modo possibile. Per noi, insomma, non siamo abituati a giocare per il pareggio, per cui dal nostro punto di vista giochiamo sempre per vincere, e oggi ancora di più, visto e considerato che l'unico risultato che ci può tornare utile è la vittoria. Un'ultimissima battuta su questo nostro progetto: gli appassionati, ma soprattutto gli emigrati sassaresi che magari non sono più a Sassari, potranno seguirvi anche in diretta streaming su direttasport.it, sardiniasport.com. insomma, anche questo in termini di tecnologia è un bel passo in avanti. Beh, la tecnologia da questo punto di vista fa sempre dei passi in avanti, e grazie a voi, insomma, avete sfruttato bene questa opportunità, e speriamo di essere seguiti, insomma, ovunque voi riusciate ad arrivare col vostro segnale, per cui complimenti per il vostro servizio. Io aggiungo grazie invece a voi che avete creduto e ci state dando fiducia. In bocca al lupo allora anche al latte dolce. Intanto con Fabio Frongia, che può iniziare a prendere posto per quanto concerne la parte tecnica, io mi vado a trovare la mia posizione in campo. Ricordiamo, il servizio sarà assolutamente particolare perché anche questa volta staremo a bordo campo per raccontare quelle che sono le sensazioni, soprattutto in mezzo alle due panchine, anche per raccontare quelli che sono gli umori da parte dei due mister. Andiamo anche a vestire la tradizionale pettina necessaria per tutti gli addetti ai lavori. Ricordiamo, le immagini sono di Andrea Fares, questo è directasport.it, il nuovo portale dedicato agli eventi sportivi regionali. Sicuramente tra pochissimo Fabio sarà a disposizione per raccontare la parte tecnica. È una gradevolissima giornata qui a Codrongiano, sicuramente un campo neutro tra le due formazioni. Ricordiamo, la formazione che vincerà questo match giocherà tra sette giorni contro il Casteadas per guadagnare il secondo accesso nel campionato di Serie D. Come ha ricordato in copertina iniziale Fabio Frongia, già arrivati in Lega Nazionale Dilettanti, il Muravera. Prima sortita offensiva per il latte dolce con il calcio di punizione battuto da sinistra da parte di Cristian Sias, palla che ha tagliato tutta l'area di rigore del Plo Aghe. Non è arrivata però la deviazione vincente. Alla fine il Plo Aghe può ripartire con la rimessa dal fondo battuta da Pierpaolo Garau, uno degli ex di questo pomeriggio, assieme a Falchi, attaccante che l'anno scorso giocava proprio nelle fila del latte dolce in Serie D. Andiamo subito con le formazioni, ovviamente con il latte dolce che gioca con Sanna, Fideli, Cocco, il capitano Giacomo Cocco, Chessa, Sini, Mereu, Panai, Piga, Ruggiu, Usai e Cristian Sias. Risponde il Plo Aghe con Pierpaolo Garau, quindi Iacomelli, Ounetto, Mattiello e capitan Cocco, Deligios, Pulina, Mura, Falchi, Secchi e Alessandro Leoni. Questi dunque gli 11 in campo. Attenzione a questo calcio di punizione dai 22-23 metri in favore del Plo Aghe. Prima palla importante per la squadra oggi in casacca bianca con inserti blu, completo invece blu con pantaloncini e calzettoni dello stesso colore per il latte dolce di mister Pava. Attenzione a questo calcio di punizione, palla che gira, c'è la deviazione della barriera, palla che termina in calcio d'angolo, e allora rimane in attacco la formazione allenata da Cirinà. Ricordiamo che questa è la semifinale playoff del campionato di eccellenza regionale, con il con Plo Aghe e latte dolce che si giocano un posto nella finale. Ad attendere c'è il Casteadas, palla tagliata, messa fuori, poi perfeziona il rinvio la difesa del latte dolce, protegge la palla Panai, la perde, attenzione perché rompe Falchi, la rigore il sinistro, la palla che termina fuori di un niente. Grandissima occasione qui per Falchi, che si è liberato, è riuscito a rubar palla all'altezza del limite dell'area di rigore, il sinistro in diagonale, palla che sembrava indirizzata nell'angolino alla sinistra di Sanna, e palla che lambisce il palo e termina fuori. Davvero sembrava un gol fatto, il pubblico qua davvero nutrito, esaurita la tribuna del comunale di Villa di Codrongiano, si è saltata tutta in piedi.
per questa azione che Fabrizio Falchi ha condotto al meglio, ma non ha concluso nel migliore dei modi. Sinistro sbagliato di un niente. Mauro, come hanno accolto questa prima palla gol di una partita subito scoppiettante? Hanno accolto davvero con un estremo gesto di stizza, ovviamente, da parte di tutta la panchina, non soltanto da parte del mister. Insomma, la sensazione, un po' come era successa anche qualche settimana assieme su direttasport.it con Muravera Lanusei, davvero una grandissima occasione in questo primissimi due giri di lancetta di questo match. Vediamo insomma cosa uscirà fuori in seguito. E allora la prima palla gol è targata Ploaghe con Fabrizio Falchi, che si è liberato benissimo al limite dell'area di rigore, il sinistro terminato fuori davvero di un niente. Ploaghe che rimane in attacco, calcio di punizione adesso, l'apertura a sinistra ha tanto spazio per il cross con il destro, stavolta è facile, preda di Sanna, completo giallo per il portiere Latte Dolce, completo verde invece per l'estremo difensore del Ploaghe. Ricordiamo che è già in Serie D il Muravera, che ha vinto un campionato combattuto e incerto come in eccellenza non si vedeva da tanto tempo. Eravamo abituati a vedere delle corazzate a ammazzare il torneo, l'anno scorso ricordiamo la Nuorese, quest'anno invece Muravera, Castiadas, Ploaghe e Latte Dolce hanno dato vita a una battaglia a 4 davvero elettrizzante. La spuntata è il Muravera, il Castiadas è arrivato secondo qualificandosi per la finale playoff senza dover passare dalla semifinale grazie al robusto distacco. Attenzione a questa sortita di Giacomo Cocco, il suo sinistro, il cross del capitano del Latte Dolce, facile preda per Pierpaolo Garau, partita che i pronostici e le statistiche della regular season danno come ricca di gol. Ovviamente due attacchi davvero stratosferici da segnalare, adesso andiamo anche a snocciolare le due panchine, da segnalare l'assenza di Delizos che è in panchina col numero 18 per il Latte Dolce, mentre al fianco di Cirinace anche Kerchi, ex Torres, giocatore di grande talento, giocatore che può essere utilizzato a partita in corso per provare a spaccare la partita magari. Fabio, un pochino più stanco. Fabio, mi senti? Sentiamo da Mauro Farris un po' gli umori di questa panchina dopo qualche minuto di contesa. Sì, giusto per darti una nota tecnica, come sul fronte Ploaghe il mister ha chiesto ai suoi, gli è sembrato il pallone sgonfio. E allora si cerca davvero di curare il dettaglio, tanta davvero tensione prima di questa partita, siamo arrivati al campo molto presto e abbiamo potuto respirare l'attesa per quello che è uno spareggio. Insomma, cambia tutto il fatto che si giochi una partita secca, ovviamente cambiano tutte le dinamiche. Ricordiamo che è il quinto confronto diretto stagionale tra Ploaghe e Latte Dolce in Coppa Italia. La doppia vittoria del Latte Dolce per 1-0 e 2-0, poi le due sfide invece in campionato con la vittoria del Ploaghe per 2-1 in rimonta e il pareggio per 2-2 di una settimana fa, ultima giornata della regular season, con il 2-2. ...3-2 all'andata, in realtà alla vittoria del Ploaghe nell'andata del campionato a fine dicembre. Il pallone è messo in mezzo, attenzione perché prova ad addomesticarlo Andrea Usai, non riesce però a posizionarsi per calciare, rimane in attacco però il Latte Dolce, il cross in mezzo, parabola molto alta in una zona dove però non ci sono attaccanti del Latte Dolce. Può ripartire il Ploaghe, ritmi subito alti, grandissima azione di Fabrizio Falchi che qui però cerca un sinistro da distanza siderale, pretenziosa la soluzione dell'ex di turno, l'anno scorso faceva parte della squadra guidata da Pierluigi Scotto. Latte Dolce retrocesso da campionato di Serie D, retrocesso tra l'altro in maniera davvero beffarda perché alla fine del torneo, attenzione a questa offensiva, il tocco in profondità a cercare in qualche modo Ruggiu che si era liberato molto bene sulla destra, il suo tentativo alla fine rimbalza lentamente dalle parti di Pierpaolo Garau che in qualche modo, non senza patemi, riesce a spazzare. Mauro, come stanno vivendo i due allenatori una partita che davvero vive di capovolgimenti di fronte continui già dalle primissime battute?
Intanto sul fronte del latte dolce impassibili sia nell'occasione del Ploaghe all'inizio del match, ma anche in questa in cui è sembrato che il solo un passaggio in più, in qualche modo almeno da quello che è la nostra prospettiva qua a bordo campo, un passaggio in più ne ha determinato l'incapacità di concludere a rete. Dall'altra parte invece sicuramente un ambiente un po' più caldo sul fronte Ploaghe, in cui la sensazione è che ci sia una carica agonistica un pochettino più predominante rispetto a quanto invece sta succedendo sulla panchina sassarese. Ploaghe che appare più ficcante, attenzione a questo passaggio in profondità verso Falchi che si libera in aria, il pallone è messo in mezzo, c'era il fallo però di Fabrizio Falchi, attivissimo, ha toccato davvero un'infinità di palloni il numero 9 in questi primi 7 minuti di partita. Netta la spallata, insomma il colpo d'anca da parte del numero 9 ai danni di Chessa, e allora calcio di punizione per il latte dolce con il portiere Sanna che va ad incaricarsi della battuta. Partita che davvero, contrariamente anche alle aspettative, non sta vivendo di ingessature date dalla tensione. Subito a viso aperto, due squadre estremamente offensive, due squadre che in campionato hanno fatto la differenza con i loro attacchi. E il tema, il copione tattico di questa partita non si è spostato da quei binari conosciuti durante le 34 partite di stagione regolare. Ploaghe che adesso prova a presidiare con una certa continuità la metà campo del latte dolce, manovra adesso Deligios, perde però palla, la recupera Cristian Sias che prova subito l'imbucata centrale a cercare il taglio di Panay che ha vissuto una stagione davvero di alto livello l'anno scorso, il debutto in Serie D sotto la guida di Pierluigi Scotto che dall'inizio aveva creduto in lui, aveva detto questo è un ragazzo che può andare lontano, un ragazzo che mi dà tantissimo, e quest'anno in eccellenza scendendo di categoria Panay è diventato protagonista con 15 gol e soprattutto prestazioni di altissimo livello, grande carattere per il giovane di casa latte dolce. Scaramuccia adesso sulla palla che non viene restituita immediatamente dai difensori del latte dolce, calcio di punizione che viene battuto da Mattiello a tagliare tutto il campo di petto l'intervento di Pulina, Michele Pulina attaccante che due anni fa ha firmato la promozione della Torres in Lega Pro con quella grande stagione nella squadra guidata da Guglielmo Bacci. Pulina segnò il gol nello scontro decisivo in casa della Turris, quindi i tifosi della Torres davvero non lo dimenticano. Si è spostato di qualche chilometro al Ploaghe per un'altra stagione da grande protagonista in eccellenza. Palla che arriva comoda adesso tra le braccia di Sanna, si è un pochino allentata adesso la morsa del Ploaghe con latte dolce che ragiona, anche se non c'è grande qualità, e adesso un altro passaggio sbagliato qui da Sanna, rischia di combinarla grossa, il rinvio aveva anche sorpreso Capitan Cocco, in qualche modo Cocco è riuscito però ad allontanare la sfera, difende adesso l'uscita della palla Fideli. Fabio? Mauro? Eccoci qua. Si vede da bordo campo? No, ma solo per dirti intanto, parlare di meno e ricercare la posizione in campo prima di tutto, questo è il dettato voluto sulla panchina del latte dolce, insomma davvero il mister non vuole che si parli con gli arbitri. Un Pava che segue la partita con molta tranquillità, a differenza invece di Cirinà che nella panchina alla destra della nostra postazione e della telecamera guidata dal nostro Andrea Farris. Cirinà che varca sistematicamente la sua area tecnica, adesso c'è qualche polemica, anche qualche problemino forse per Mattiello, anzi no, non si tratta di Mattiello adesso è in possesso della sfera, rimane a terra un giocatore del Ploaghe, allora devono entrare i soccorsi dalla panchina. Problema probabilmente al flessore della gamba sinistra, si rischia davvero che di dover ricorrere al cambio, minuti che poi verranno ovviamente recuperati, pausa, si va a rifocillarsi, temperatura assolutamente ideale per giocare a calcio, cielo nuvoloso, anche qualche goccia di pioggia nell'immediato pre-gara,
a preoccupare un pochino tutti qua a Codrongiano, però pioggia che ha smesso di cadere quasi subito. E allora adesso si può giocare davvero senza problemi, zoppica vistosamente. Fabio, sarà cambio? Sostituzione, allora sicuramente cambio, non ci voleva Ferre Cirinà, questa tegola chiama a gran voce dalla panchina Muscau, che è pronto ad entrare col numero 17, esce infortunato Deligios, problema al flessore della gamba sinistra, si tocca dietro Deligios, anche il bel gesto di fair play di Pava che va a rincuorare il suo numero 6 avversario, va a chiedergli, va a sincerarsi delle sue condizioni, una pacca sulla spalla. E l'ingresso in campo dunque di Muscau col numero 17 al posto di Deligios. Primo cambio di questa partita, prima tegola per Ivan Cirinà. Si va a accomodare in panchina il numero 6 del Ploa, che è ripreso il gioco, lungo pallone a cercare Fabrizio Falchi, che può entrare in possesso della sfera, allora sarà rimessa dal fondo per Sanna. Uno sguardo anche alle panchine con Latte Dolce che porta Obreschi, Luiu, Nieddu, Dore, Borrielli, Mannoni e Delizos, nel Ploaga invece Picconi, Zichi, Sia, Scarboni, Kerchi e Fois, oltre ovviamente a Muscau, che però è appena entrato in campo al posto di Deligios. Lungo rinvio di Sanna a cercare Andrea Usai, l'appoggio a sinistra per Christian Sias, che va centralmente da Mereu a tagliare tutto, poi il destro al volo di Fideli, palla che viene messa in fallo laterale, sortita del Latte Dolce. Cambi di gioco sistematici da parte dei terzini, sia del Ploaghe sia del Latte Dolce. Abbiamo visto in precedenza Mattiello a tagliare tutto il campo, adesso è stato invece Mereu a cercare dalla parte opposta il compagno. È arrivata poi l'esterno destro di Fideli, palla che però ha trovato l'opposizione di Capitan Cocco, entrambi Cocco i capitani odierni. Palla che danza a metà campo, Mereu la tocca di testa, Usai viene all'indietro a recuperare la sfera, guadagna un buon fallo. Usai, leader carismatico e tecnico del Latte Dolce, l'anno scorso un gran campionato in Serie D nel tridente del Latte Dolce, e quest'anno in eccellenza ha fatto ulteriormente la differenza rimpinguando il suo bottino personale. L'anno scorso il tridente Usai, Delizos, Falchi, quest'anno Falchi invece è dall'altra parte. Allora Falchi Usai è il duello di questa partita. Il lungo lancio di Fideli a cercare Christian Sias, che gioca largo a sinistra, poi Giacomo Cocco difende l'uscita della sfera andando a combattere spalla contro spalla con Muscau. Piga sbaglia, attenzione a Falchi in contropiede, Falchi contro Chessa, prova ad andare via subito Falchi, duello sulla destra, rimane in possesso della sfera, aspetta rinforzi, poi riparte, se ne va il cross in mezzo, troppo lungo, ma la domestica molto bene Pulina, spalla alla porta, Pulina prova a girarsi, cerca lo spazio per il mancino e Sanna fa buona guardia sul primo palo, concede però il calcio d'angolo e Ploaghe che si fa preferire, già il terzo tiro di questa partita, il primo era stata una punizione insidiosa che aveva toccato la barriera, poi la clamorosa occasione per Fabrizio Falchi che aveva messo fuori di poco il mancino dopo un paio di giri di lancette. Adesso Pulina con il sinistro sul primo palo parato da Sanna, Sanna che arriva in due tempi su questa palla e allora pericolo scampato per il Latte Dolce, Ploaghe più attivo in questa primissima parte di partita, prova a ragionare da dietro con Giacomo Cocco, lungo linea a cercare Christian Sias, l'ex Primavera del Genoa, ex Porto Torres, San Teodoro, ex Nuorese, l'anno scorso aveva chiuso con i verdi azzurri la sua stagione cominciata con il Porto Torres in mezzo a tanti problemi. Sias che è in eccellenza, è giocatore di altissimo spessore, ovviamente il Latte Dolce per tentare il ritorno in Serie D non ha voluto farsi sfuggire le sue prestazioni. Ancora un rilancio, adesso stiamo vedendo ben pochi fraseggi, tante palle in verticale a cercare i centravanti, ma raramente Falchi e Usai riescono a controllare questi palloni buttati in avanti, allora si vede poco spettacolo dal punto di vista tecnico, partita che però dal punto di vista agonistico davvero non sta tradendo minimamente le attese. Latte Dolce adesso in possesso della sfera, c'è il fallo ai danni di
Fideli che cade a terra all'altezza della linea mediana. E allora si riparte con il calcio di punizione. Mauro, fase di stanca del match, vedo anche un Cilinà più tranquillo adesso. Sì, un Cilinà più tranquillo che chiede intanto copertura, quindi ai suoi ragazzi ha detto di tornare immediatamente a prendere posizione, non rinunciando però a un pressing almeno iniziale in fase di impostazione del Ploaghe. Dall'altra parte invece è una situazione assolutamente tranquilla, col mister che non si lamenta di forse troppi palloni persi nella zona nevralgica del campo. Tanti palloni persi da entrambe le squadre, adesso squadre che rimangono molto molto compatte, molto corte, ed è difficile per gli uomini più talentuosi mettersi in mostra, trovare lo spazio per la giocata. Ci sta provando adesso molto a sinistra il Latte Dolce con Christian Sias, che però appare un pochino fuori dal gioco, molto defilato. Evidentemente anche l'idea tattica è quella di aprire la difesa del Ploaghe e provare a trovare lo spazio poi per l'incursione centrale di Usai, ma anche da dietro di Panay. Pulina invece dall'altra parte, Pulina e Falchi, due vecchie volpi del calcio isolano. Scarica. Sono sempre in agguato sul filo del fuorigioco, sono sempre in mezzo ai due centrali del Latte Dolce a provare a sfruttare qualsiasi disattenzione. Poco fa abbiamo visto Pulina che su questa palla che rimbalzava ha messo in difficoltà Chessa, in qualche modo la difesa del Latte Dolce si è disimpegnata senza rischi. Adesso Falchi viene indietro, scarica Muscao in possesso della sfera, c'è Giacomo Cocco che però è un osso duro da saltare. Giacomo Cocco che però va all'indietro da San e regala il calcio d'angolo, non c'è stata intesa tra il portiere e il suo capitano. Allora calcio d'angolo, il terzo di questa partita per il Ploaghe. Andrà a batterlo Pulina con la sua traiettoria uscita stavolta con il destro, e Sanna non ha potuto intervenire sul passaggio all'indietro di Cocco. Oh, attenzione perché manca l'intervento Mereu, la palla arriva in aria in qualche modo e Latte Dolce alza questo campanile. Poi Panay non riesce a recuperare la sfera, allora il Ploaghe rimane in attacco. Oh, duello durissimo tra Muscao e Sias, lo vince Sias che si libera sulla tre quarti difensiva, poi però gigioneggia un po' troppo e alla fine Falchi gli ruba la sfera. Anzi, si trattava di Mattiello che riesce a calciare, chiedeva anche il fallo laterale in favore del Ploaghe, il numero 4 in maglia bianco-blu. Fallo laterale assegnato però al Latte Dolce, sarà Giacomo Cocco a incaricarsi della battuta. Ricordiamo la semifinale playoff campionato di eccellenza Ploaghe Latte Dolce sugli schermi di direttasport.it e sardegnasport.com. Un altro evento in diretta nel nostro nutrito, ricchissimo weekend di sport sardo. Ieri eravamo al Palazzo Radimini per il grande basket con la grande vittoria del Tavoni Sassari contro il Lissone nella prima sfida di playoff del campionato di Serie C, ma tanti sono gli appuntamenti targati Directa Sport, la web TV dello sport sardo, che ha il piacere oggi di sbarcare qui a Codrongiano per la sfida tra Ploaghe e Latte Dolce. In questo finale di stagione caldissimo, non solo per il calcio, ma in generale per tutti gli sport, dove i campionati entrano nel vivo, si assegnano i titoli, si assegnano promozioni e retrocessioni. Allora la posta in palio è davvero altissima. Ancora un fallo su Pulina sulla tre quarti, era venuto indietro il numero 7, ex Torres. E allora calcio di punizione dai 30 metri per il Ploaghe. Vediamo se ci sarà la battuta diretta in porta. È proprio Pulina ad andare a prendersi la sfera, nessuno che va a insidiare l'incarico del numero 7. Si avvicina anche Mattiello, scambio di idee con Pulina. Poi forse però è proprio Mattiello, eh sì, infatti, perché Pulina si allontana. Allora Mattiello andrà a battere. 5 gli uomini, 6 gli uomini del Ploaghe adesso in zona offensiva. Vediamo sistemati al limite dell'area di rigore del Latte Dolce, chiedono la distanza, l'arbitro lascia correre, batte Mattiello, palla smorzata, prova a intervenire Mereu, riesce a evitare il calcio d'angolo, il rinvio mancino di Mereu in zona pericolosa, in qualche modo riesce a intervenire molto bene Piga che va in verticale a cercare Sias, duello con Mattiello, palla che rimbalza e scavalca Sias, e Mattiello a vita facile per questo rinvio. Attenzione all'attacco ancora del Latte Dolce, Usai si libera sulla tre quarti fronteggiato da Mura, l'apertura molto bella per Fideli, a spazio il cross,
Usai salta di testa, la palla indirizzata nell'angolino, troppo lenta però, interviene Garau in volo plastico, ottima trama questa per il Latte Dolce, primo tiro in porta Mauro del Latte Dolce. Pava lo vediamo abbastanza soddisfatto. Non ci sente Mauro, allora interverremo più tardi con il contributo da bordo campo. Volume che si alza adesso anche in tribuna, rimane a terra Dolorante in questo momento. Un giocatore del Latte Dolce, stavolta l'ingresso dalla panchina è per il Latte Dolce. Mauro, abbiamo visto il primo tiro della squadra di Pava, insomma, che prova a impensierire Garau. Nessuna sensazione, nessuna emozione da parte di mister Pava, che segue comunque il gioco dei suoi, impartisce soprattutto direttive dal punto di vista tattico, chiede copertura e nulla di più. Ma in questa azione, in questo capovolgimento da parte del Ploaghe, è davvero una fase di assoluto equilibrio anche in panchina. Sì, un avvio scoppiettante a ritmi davvero alti, la grande occasione per Falchi, poi però i ritmi sono andati progressivamente calando e il Latte Dolce si è organizzato, diciamo che tiene più la palla il Latte Dolce, mentre il Ploaghe va a cercare in verticale con maggiore insistenza i suoi due attaccanti. Il Latte Dolce che però non è ancora riuscito a impensierire Pierpaolo Garau, ci ha provato poco fa Andrea Usai, colpo di testa però troppo debole, attenzione a questo tocco in verticale per Panai, netto il fuorigioco del numero 7 del Latte Dolce, calcio di punizione per il Ploaghe. Si distribuisce con abbastanza equamente il gioco del Latte Dolce, che in precedenza avevamo sottolineato incidere soprattutto a sinistra con Christian Sias, ma vediamo che adesso negli ultimi minuti anche Panai si cerca di metterlo in partita. Panai solo a destra col contributo di Fideli che si sovrappone, proprio Fideli va a riconquistare la palla, va a cercare Panai sulla destra lungo linea, spalle alla porta, non lo fanno girare ovviamente, allora si deve ripartire da centrocampo. Si libera molto bene adesso a metà campo Ruggiu, che però poi sbaglia l'appoggio, chiede anche un fallo, se ne va Falchi in campo aperto, cade a terra, non c'è calcio di punizione, anzi sì, fischio che arriva in ritardo, chiede anche il giallo Fabrizio Falchi. L'arbitro che la signora Maria Francesca Staico di Cagliari, coadiuvata da Francesco Murgia di Oristano e Marco Navarra di Carbonia. Calcio di punizione ancora da posizione pericolosa per Falchi, posizione però defilata, e allora è difficile che Pulina possa andare direttamente in porta, anche se bisogna stare attenti al suo destro. Posizione defilata sulla destra, numero 7 stavolta sì che va a prendersi senza discussioni la palla, e per senza è stato Mattiello a incaricarsi della battuta dai 40 metri, va provato il tiro, palla deviata dalla barriera, così come era successo nel primissimo calcio di punizione di questa partita. Pulina guarda in mezzo, sono 6 gli uomini del Ploaghe in attacco, palla che taglia tutta l'area di rigore e termina sul fondo dalla parte opposta, non riesce a intervenire Ounetto dall'altra parte, aveva provato a liberarsi, anzi era stato, non si trattava di Ounetto, era stato in realtà Alessandro Leoni a tentare di rimettere in mezzo questa palla, ha mancato completamente l'impatto e allora ha già rimesso in gioco la palla il Latte Dolce. Controlla molto bene Sini, riesce a far ripartire i suoi, l'appoggio di Mereo a cercare Cocco, osserva il piazzamento dei propri compagni, non c'è nessuno però che si libera, ora deve ripartire all'indietro da Chessa, pensa al lancio lungo, Chessa chiude tutte le linee di passaggio, il Ploaghe deve andare in profondità da Usai, interviene molto bene Cocco. Poi il duello aereo tra Mereu e Mura, lo vince Mura che va in profondità da Pulina, deve difendere la palla sulla linea di fondo, riesce a tenerla in gioco, il tocco all'indietro per Leoni, ancora da Pulina, forse in posizione di offside, non c'era però stata la bandierina alzata da parte dell'assistente numero 1. E allora tutto regolare, fallo laterale per il Ploaghe, Ploaghe che adesso prova di nuovo a prendere in mano le redini della partita, il pallone a cercare Ounetto, viene però anticipato, Usai protegge la palla sulla linea metà campo, il tocco all'indietro per Mereu che però non controlla bene, allora il passaggio in profondità ancora per Falchi col mancino, il controllo uno contro uno con Sini, area di rigore per Falchi, il destro, la deviazione e poi sulla linea
il salvataggio di Chessa, altra clamorosa palla gol per il Ploaghe con Fabrizio Falchi che si è centrato il destro sporco, deviazione, messo fuori causa Sanna, è intervenuto però provvidenzialmente Chessa che è riuscito a mettere fuori questa palla sulla linea di porta. Ploaghe che ha la seconda palla gol nitida di questo primo tempo, Ploaghe vicinissimo al vantaggio, ma è sempre 0-0 tra Ploaghe e Latte Dolce in questa semifinale playoff. Ploaghe che adesso insiste, attenzione a Cocco che difende molto bene con l'esperienza, l'uscita della sfera sul fondo, Mauro, Ploaghe davvero che ha da mangiarsi le mani, anche se qui Chessa ha fatto un salvataggio che vale un gol. Fabio. Sì Mauro, vai. Ma allora intanto da parte di mister Pava interventi decisamente più duri e decisi in difesa, questo è quanto chiede il mister dell'Alte Dolce, che invece sul fronte offensivo ha chiesto al centrocampo di spizzare di testa per verticalizzare in maniera un po' più decisa e cambiare in qualche modo il fronte del gioco. E non può essere contento Pava della prestazione difensiva dei suoi a difesa schierata, troppo spesso Pulina e Falchi riescono a mettere in difficoltà la retroguardia del Latte Dolce, adesso Pulina irrompe, riesce a toccare la sfera, viene messo giù da Assini, l'arbitro non interviene, sembrava abbastanza netto qua il fallo da parte del numero 5 del Latte Dolce, protesta ovviamente il pubblico di Fede Ploaghe. Pulina rimane a terra dolorante, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, non dovrebbe esserci bisogno dell'ingresso dello staff sanitario del Ploaghe, qualche istante a lamentarsi dolorante per Pulina. Pulina che aveva rischiato davvero il furto su questo passaggio molto pigro di Fideli al centro per Sini, Latte Dolce che sta davvero cincischiando eccessivamente. E alla fine sono arrivate infatti due occasioni proprio su due palle sporche recuperate da Fabrizio Falchi. Nella prima occasione il suo mancino è terminato fuori di un niente, nella seconda il suo destro deviato ha messo fuori causa Sanna. E poi è intervenuto Chessa sulla linea di porta a spazzare la palla che rotolava l'MLM in rete. E allora è sempre 0-0 qui. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora è sempre reti bianche tra Ploaghe e Latte Dolce, precisione che latita agonismo che però non manca tra la squadra di Pava e quella di Cirinà, che adesso recupera la sfera e andrà a rinvio con uno degli ex di turno, Pierpaolo Garau, verosimilmente a cercare l'altro ex, Fabrizio Falchi, sicuramente il più attivo tra i 22 in campo, Fabrizio Falchi, numero 9, che proprio adesso va a recuperare questa sfera, protegge bene, c'è il duello con Cocco, lo vince, Cocco rimane a terra dolorante dopo il corpo a corpo con Falchi, e Falchi va a ordinare con grande fair play al proprio compagno Muscao di mettere la palla in fallo laterale per mettere i soccorsi al capitano numero 3 del Latte Dolce, che sembra però riprendersi senza troppi problemi, grande fair play davvero in questa partita, nonostante la posta in palia sia altissima, nonostante la rivalità e l'agonismo la facciano da padroni, però abbiamo visto già 3-4 gesti di grande sportività, che è sempre bene sottolineare, come bello sottolineare la cornice di pubblico spettacolare qui al Comunale de Villa di Codrongiano, tutto esaurito sugli spalti qui attorno a noi, attorno alla telecamera guidata da Andrea Farris, davvero un piacere poterlo raccontare su Diretta Sport e su sardegnasport.com, potervi offrire in diretta questo match di campionato di eccellenza, massimo livello regionale. L'obiettivo è quello di conquistare un posto nella finale contro il Castiadas, seconda classificata del campionato, alle spalle del Muravera, che invece già festeggia, ha già festeggiato e continua a festeggiare da diverse settimane. In settimana c'è stato anche per il Muravera l'incontro con le istituzioni, insomma i festeggiamenti anche ufficiali con il sindaco e con tutte le istituzioni, che ovviamente non possono non essere soddisfatte per la vittoria del campionato da parte del Muravera di Senigallesi. E Muravera che assieme all'eventuale vincitrice sarda degli spareggi nazionali, potrebbe essere una tra Castiadas, Ploaghe e Latte Dolce, andrà a rimpolpare la comitiva sarda in Serie D. Ricordiamo 5 squadre quest'anno, 4
che stanno facendo un grandissimo campionato, per Olbia, Budoni, Arzachena e Nuorese, una invece il Sardargios destinata probabilmente alla retrocessione, ma vedremo queste ultime tre giornate, sempre ovviamente su sardegnasport.com gli approfondimenti già questa sera dopo le partite, già dalle ore 17 tutti i report sulle sfide delle squadre sarde. E quindi insomma tutto lo sport sardo ovviamente su Diretta Sport e sardegnasport.com per non perdere nulla di quello che riguarda la Sardegna, le sue squadre, i suoi sportivi. E oggi Ploaghe Latte Dolce è sicuramente l'evento clou nell'isola. Attenzione a questo tema offensivo del Ploaghe, prova ad impostarlo Iacomelli in verticale per Falchi, interviene però molto bene Chessa, riparte Giacomo Cocco che va a sovrapporsi, va a proporsi sulla fascia, non viene però servito da Arruggio che agisce da centrocampista. Adesso Cocco riceve, può scaricare per Sias, controllo col mancino, il passaggio con il destro per Rusai che gioca molto spalle alla porta, poche le possibilità per mettersi in mostra per il numero 10. Attenzione a Cocco, interrompe la trama, interrompe il disimpegno del Ploaghe, poi però commette il fallo ai danni di Iacomelli. Allora sarà calcio di punizione per il Ploaghe. Mauro, ultimi minuti di questo primo tempo davvero equilibrato, anche se forse ai punti vince il Ploaghe, perché davvero due palle gol clamorose partite dai piedi di Fabrizio Falchi. Sì, primo tempo, primi 35 minuti assolutamente equilibrati, un buon fraseggio, un match sicuramente godibile. In questa occasione ad esempio mister Cirinà chiede ai suoi di non stoppare la palla davanti alla porta, ma di giocare soltanto con un tocco. Eh sì, abbiamo visto in precedenza il Latte Dolce rischiare grosso sul secondo tocco, tentativo di controllare da parte dei difensori del Latte Dolce, è intervenuto molto bene in un paio di circostanze Pulina che ha davvero portato seria minaccia. Allora Cirinà ha visto giusto e ha detto evitiamo di controllare questi palloni vaganti, evitiamo di prendere troppa confidenza con lo stop, mandiamo la palla di là di prima e poi riorganizziamoci. Questo il dettame di Cirinà qui sul sintetico del comunale de Villa di Codrongianos. Ploaghe che in questa stagione da neopromosso in eccellenza ha dovuto un po' vagabondare per i campi della zona. All'inizio della stagione a Ossi, le partite casalinghe per il Ploaghe. Ploaghe che ha condotto una campagna acquisti assolutamente ambiziosa, una squadra di altissimo livello per il campionato di eccellenza. Non da meno però è il Latte Dolce, squadra che ha conservato l'ossatura che da anni aveva visto ottenere grandi successi dalla promozione, quindi la doppia promozione dalla promozione alla Serie D con mister Pierluigi Scotto in panchina. Pierluigi Scotto che poi quest'anno aveva lasciato nell'estate del 2014 il Latte Dolce per l'ambiziosa e l'importante avventura a Olbia, l'eredità invece raccolta da Pava. E Latte Dolce che però non ha perso lo spirito da primatista del calcio regionale, e allora ancora qui a lottare per un posto in Serie D, per tornare in Serie D. Adesso il corpo a corpo tra Sini e Falchi, lo vince Sini che guadagna il fallo, Falchi che rovina attorno al sopra il numero 5 del Latte Dolce, e allora è proprio il numero 5 a aprire per Sias che ha giocato da esterno sinistro di centrocampo più che da ala nel tridente con Panay e Usai. Poche le occasioni per il numero 11 di mettersi in mostra, ci prova adesso stoppando la palla con la coscia, poi però si allunga troppo la sfera, allora interviene il Ploaghe. Roberto Usai sbaglia il fallo laterale, rispinta ancora da parte del Ploaghe. Adesso lo spettacolo latita, fase della parità piuttosto brutta, tanti batti e ribatti, tanti palloni lanciati senza troppa cognizione di causa dalle retroguardie, centrocampo sistematicamente saltato. Si va il più veloce possibile dalle punte che però devono governare palloni sporchi, e allora non arrivano tiri in porta. Attenzione però a questa palla che esce dall'aria, già assaporava il tiro Alessandro Leoni, interviene però in maniera provvidenziale Piga a interrompere questa potenziale palla gol per il Ploaghe. Fase sicuramente non bella della partita, fase di stanca, squadre che sono partite a tutta,
poi progressivamente il ritmo è andato in calando con il Latte Dolce che ha tendenzialmente tenuto maggiormente la palla, mentre il Ploa che si è fatto sicuramente più pericoloso. Un tiro in porta da parte del Latte Dolce lo ha portato Andrea Usai con quel colpo di testa sul cross di Fideli, colpo di testa però molto debole, anche se ben angolato, è intervenuto plasticamente Pierpaolo Garavi, ha bloccato alla sua sinistra, invece due nitide le palle gol per il Ploaghe. Dopo pochissimi minuti Falchi si è liberato al limite dell'area, è entrato, ha puntato l'angolino alla sinistra di Sanna, lo ha trovato, ma la palla è terminata fuori di un niente. E poi a metà primo tempo ancora Falchi che si è liberato entrando in area di rigore da sinistra, il suo destro sporco, palla deviata, palla che si è impennata, scavalcato Sanna. Fabio, e che è intervenuto sulla linea di porta, mi chiede la linea Mauro. Vai. Sì, no, parole testuali di mister Cirinà: non possiamo giocare a tiri in porta, ovvio il richiamo a rallentare e a non verticalizzare con questa eccessiva foga. È quello che dicevamo in precedenza, dicevamo appunto eccessiva tendenza ad andare dalle punte, ad andare in verticale, a buttare questa palla scavalcando il centrocampo. È chiaro che poi quando ci si gioca tanto come succede oggi qui sul sintetico di Codrongianos diventa difficile anche avere la lucidità per andare a consegnare la palla ai costruttori di gioco. È più facile, è più immediato andare in verticale dalle punte, ma questo fa calare le possibilità di arrivare in porta con qualità, e infatti le due grosse occasioni sono arrivate su iniziative personali di Fabrizio Falchi. Sicuramente il migliore in campo in questo primo tempo Falchi per le due occasioni, ma anche per la grinta e per la presenza sul campo. Dall'altra parte Usai ci ha provato davvero in tutti i modi a farsi dare dei palloni giocabili, è venuto dentro il campo ma non riesce mai a girarsi, non riesce mai a puntare la porta, allora è impossibile poi rendersi pericolose, come è impossibile creare pericoli per Christian Sias, che lo vediamo da qualche minuto lamentarsi vistosamente coi compagni per i pochi palloni giocabili arrivati sui suoi piedi. Adesso Falchi manovra bene, duetto con Pulina, adesso il diagonale con l'esterno destro, palla che termina sopra la traversa, altra occasione per il Ploaghe, occasione in fotocopia rispetto a quella arrivata dopo pochi minuti per Falchi. Ancora una volta è entrato centralmente, stavolta il duetto con Pulina che gli ha restituito la palla coi giri giusti, palla che rimbalzava, è uscito a valanga Sanna, Falchi ha deciso di scavalcarlo con l'esterno destro, palla che è terminata alta sopra la traversa, terza palla gol nitida per il Ploaghe. Mauro, qui Cirinà l'ho visto davvero disperato. Beh sì, in questo caso sì, intanto applausi ai suoi da parte di mister Cirinà, un'altra chiara occasione che almeno ai punti pone probabilmente il Ploaghe in vantaggio in questo primo tempo che intanto si sta per consumare, siamo quasi al 40°, insomma il Ploaghe forse in questo momento ha qualcosina in più da recriminare. E direi senza forse, tre palle gol davvero nitide per il Ploaghe, tutte targate Fabrizio Falchi. Le avevamo appena raccontato le due palle gol avute fino al 40°, e al 40° è arrivata la terza nitida occasione da gol per il numero 9 del Ploaghe, questa volta all'esterno destro, palla sopra la traversa. Molto bello da sottolineare anche l'assist di Pulina che ha restituito la palla al meglio al suo compagno d'attacco. Pulina e Falchi che stanno mettendo in seria difficoltà la retroguardia del Latte Dolce. Intanto Fabio, Fabio, saranno due i minuti di recupero. Due minuti di recupero in questo primo tempo, e allora saranno due giri di lancetta oltre i 45 regolamentari. Ricordiamo che il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti si giochino i canonici due tempi da 15 minuti di supplementari, in caso di parità anche dopo la mezz'ora supplementare. Sarà il Ploaghe a accedere alla finale contro il Castiadas. Adesso c'è una grandissima azione di Pulina che se ne va in slalom e arriva il cartellino giallo per Chessa, che non può far altro se non stendere Michele Pulina. Si era liberato davvero molto molto bene Pulina, slalom all'altezza del limite dell'area di rigore, è arrivato lo sgambetto di Chessa, timida la protesta, ha detto ero fermo, ma insomma però stava andando in porta, quindi cartellino giallo al 40° per il numero 4 del Latte Dolce. Chessa finisce, è il primo giocatore a finire
nell'elenco dei cattivi della signora Staico, arbitro che per il momento ha diretto molto bene questa sfida. E allora calcio di punizione sul pallone, ci sono Pulina con il destro e Ounetto con il mancino. Rincorsa parallela al limite dell'area di rigore per Ounetto, mentre pochi passi per Pulina, va lui il destro a cercare il palo difeso da Sanna, palla che però colpisce la barriera e allora il Latte Dolce si salva, non riesce a creare pericolo con questa punizione molto pericolosa. Michele Pulina, palla che adesso termina fuori dal recinto di gioco, la signora Staico ordina l'ingresso di un'altra sfera e si può ripartire con Ounetto, che nel frattempo aveva chiesto a Ira Catavalle farsi recapitare il pallone da gara. Si riparte con Falchi che se ne va, e altro calcio di punizione per il Ploaghe con Falchi che se n'è andato in... Adesso il Ploaghe sta davvero legittimando la sua superiorità, manca però il gol, sempre 0-0 quando ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo. Altra importantissima palla gol per la squadra in maglia bianca con inserto blu sulla spalla destra. Pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi per il Ploaghe, completo invece blu per il Latte Dolce di Mister Papa. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Pulina, adesso è lui ad incaricarsi della battuta. In precedenza Ounetto dalla parte opposta aveva dato un'opzione in più, vediamo Pulina che va ancora alla barriera. Quattro punizioni per il Ploaghe in questo primo tempo, quattro volte la palla ha incocciato sugli uomini in barriera del Latte Dolce. Latte Dolce che adesso però è in trincea, adesso presidia la sua metà campo, la sua area di rigore a difesa della porta di Sanna. Deve chiudere questo primo tempo sullo 0-0, un primo tempo di sofferenza per il Latte Dolce, un primo tempo dove la squadra sassarese non ha prodotto praticamente nulla. Deve spazzare Sias a cercare Usai, difficile la sua battaglia contro Iacomelli, Iacomelli però si aggrappa, si appende sulle spalle di Usai, allora punizione pericolosa, interviene a interrompere la battuta del calcio di punizione di Mereu proprio Pulina, che rischia grosso, rischia anche il cartellino giallo, solo un rimprovero per il numero 7 del Ploaghe. Adesso arriva anche l'ufficializzazione di 2 minuti di recupero, come vi avevamo detto in precedenza. Va a impostare Piga. Cominciano adesso i 2 minuti di recupero. Attenzione a questa palla lungo la linea mancina per Falchi, altezza del limite dell'area di rigore, resiste alla carica Falchi in area di rigore, si libera, va sul destro, c'è solo fuori dall'area di rigore Leoni che addomestica col mancino il sinistro, l'intervento di Sini forse con il braccio, non c'è calcio di rigore, poi arriva ancora la conclusione di Pulina, palla che termina alto, calcio di rigore chiesto dal Ploaghe, che sembrava abbastanza evidente in questo frangente il fallo di mano di Sini che si è buttato in scivolata a contrastare il tentativo di Alessandro Leoni, il tuffo di Sini, arriva il cartellino giallo adesso per Giacomo Cocco che va a intraprendere un duello vibrante con gli avversari. Cartellino giallo per il capitano del Latte Dolce, il secondo ammonito della partita dopo Chessa. Rigore che era netto, rigore assolutamente netto, come ci consiglia il replay in bassa frequenza, rigore assolutamente netto. Mauro, come sono gli animi adesso? Sì che si scaldano, il rigore era assolutamente evidente, abbiamo potuto vedere dalle immagini targate Diretta Sport. Ma gli animi sono ovviamente caldissimi, soprattutto sul fronte Ploaghe. Devo essere sincero, da qui non è stato facile perché sono stati diversi giocatori in maglia azzurra. La sensazione è che il braccio sia in effetti stato un po' lontano dal corpo. Non so, dalla tribuna cosa si è visto? Rigore che era assolutamente netto, l'abbiamo visto anche nelle immagini televisive. Il tuffo di Panai a interrompere la traiettoria di Leoni, rigore assolutamente evidente, non concesso dalla signora Staico, l'avevamo appena elogiata
per una ottima conduzione di gara, stavolta però l'errore da parte della terna arbitrale. Calcio di rigore che non viene segnato, adesso si butta dall'altra parte il latte dolce, la lunga gittata di Cocco, palla che termina con mister Cirinà in diretta, streaming, soltanto una battuta, insomma c'è qualcosa da recriminare, le immagini dicono un rigore nettissimo. No, bellissima partita, speriamo il secondo tempo sia così, sono contento, cerchiamo di superare il turno nel migliore modo. Grazie a mister Cirinà, andiamo a recuperare giusto una battuta dal mister Sava in diretta streaming per diretta sport.it, insomma un po' di sofferenza. Niente. Grazie a mister Saba che davvero sta sentendo la partita, questo un po' a dimostrazione del fatto che la tranquillità, quella che si è vista nei primi 45 minuti, è soltanto una tranquillità apparente, in realtà c'è tanta tensione, Fabio. Tanta tensione, la vediamo anche adesso sugli spalti, ovviamente il rigore non concesso negli ultimi istanti del primo tempo ha scaldato gli animi e il pubblico di Fede Ploaghe certamente protesta e recrimina, anche perché penso io sa che comunque la propria squadra ha legittimato la propria superiorità. Mauro, intanto vedo Mauro con il presidente del Latte Dolce Roberto Fresu, non so se riesce a... No, siamo in attesa del direttore sportivo Ibba, stiamo parlando del Ploaghe, direttore sportivo Ibba, vediamo se riusciamo ad allungare questo primo tempo, questi primi 45 minuti di gioco, andando a valutare anche dopo i primi 45 minuti di gioco quelle che sono le sensazioni. Perché in effetti, come dicevamo, c'è probabilmente qualcosina da recriminare. Ce l'abbiamo, il direttore sportivo Ibba, siamo in diretta simile per direttasport.it, ci mettiamo anche a favore di telecamera in modo che Andrea Farris possa venire a raccogliere anche le immagini. Ploaghe ha da recriminare la meraviglia, la tecnologia delle immagini, ci dicono rigore netto. Sicuramente sì, perché rigore era netto, l'arbitro magari in buona fede non ha visto il fatto, però dai... Sicuramente saremo vincitori fino alla fine. E l'occasione? Fino per andare in Serie D. Sicuramente ci crediamo, quindi va bene così, dai. Come si fa a costruire una matricola così terribile? Ci vuole tanto sacrificio e comunque azzeccare le persone giuste. Sono persone comunque fantastiche, perché sono giocatori, abbiamo una buona squadra, perché sono giocatori che scendono dalla Serie D, hanno giocato comunque anche in altre categorie, comunque siamo contenti che abbiamo fatto questo passo qua, dai, 4 anni, 4 campionati vinti, non si sa mai, diciamo dai, che magari non ci sia anche l'altro, magari tramite i playoff e comunque anche nazionali, che sono difficili, però noi ci crediamo sempre sino alla fine. E allora ripreso la sfida tra Ploaghe e Latte Dolce, si riparte dallo 0-0 dei primi 47 minuti. Un primo tempo che ha detto che il Ploaghe si è fatto preferire dal punto di vista del gioco e delle occasioni create. Mentre il Latte Dolce ha sofferto per larghi tratti con... una partita davvero di trincea, una partita tutta sulla difensiva, una partita di gran sacrificio anche per gli attaccanti, con Andrea Usai e Christian Sias sempre costretti in ripiegamento, il numero 11 e il numero 10 del Latte Dolce, mentre Panai sulla destra non è mai riuscito a mettersi in azione, numero 7 del Latte Dolce, che ricordavamo nel primo tempo è stato lanciato l'anno scorso da Pierluigi Scotto in Serie D, una serie di apparizioni di altissimo profilo, quest'anno invece protagonista ovviamente in eccellenza, un Latte Dolce che dopo la retrocessione assolutamente beffarda, ricorderete Latte Dolce che andò in eccellenza per via di quella sconfitta d'inizio campionato contro il Porto Torres, Porto Torres che poi poche settimane dopo avrebbe tirato i remi in barca a causa della crisi finanziaria.
che purtroppo non è ancora finita e quest'anno in eccellenza ha fatto vedere ulteriori strascichi. Latte Dolce che poi fu costretto allo spareggio ai play-out contro il Selargius e perse per effetto di un calcio di punizione di Emiliano Melis, quindi fu il Selargius poi a rimanere in Serie D, e abbiamo visto quest'anno invece il Selargius che tipo di stagione abbia fatto, una stagione contrassegnata anch'essa da problemi economici. Questo ha fatto aumentare l'amaro in bocca per la società Latte Dolce, società che a livello giovanile è leader in Sardegna da tantissimi anni, insomma le compagini giovanili della squadra sassarese da sempre primeggiano e da sempre presenziano alle finali regionali e nazionali nelle varie categorie giovanissimi, juniores e allievi. Un serbatoio importante anche per la prima squadra che l'anno scorso ha conosciuto la Serie D, quest'anno cerca di ritornare in quella stessa categoria dopo un anno di purgatorio. Mentre il secondo tempo tra Ploaghe e Latte Dolce conosce le sue prime battute, per il momento ritmi piuttosto lenti, palla che gira adesso con Ounetto che va a cercare in profondità Pulina, non riesce a avere la meglio stavolta su Fideli che rimane a terra. Mauro, che cosa si dice questo avvio di secondo tempo laggiù? Una situazione che sembra ritornata almeno parzialmente alla normalità, insomma i 15 minuti di stop hanno sicuramente raffreddato gli animi da una parte e dall'altra, insomma match che ritorna sui binari un po' iniziali. Ritorna in campo Andrea Usai che aveva iniziato il secondo tempo invece in disparte, evidentemente qualche problemino per lui, tutto risolto, ritorna al centro dell'attacco del Latte Dolce che adesso vedete sistemato in una maniera abbastanza particolare con 5 giocatori a comporre la linea difensiva e poi altri 5 tutti sulla stessa linea in questa occasione, nell'occasione del rinvio effettuato dal portiere Sanna. Mereu adesso è Ruggio in possesso della sfera, prova a liberarsi, poi appoggia sulla sinistra, sbaglia completamente il passaggio per Giacomo Coco che nel frattempo si era proposto in sovrapposizione, e allora il Ploaghe riconquista la palla, se ne va in campo aperto adesso Fabrizio Falchi, azione che abbiamo già visto nel primo tempo, entra in aria, contro di lui c'è Chessa, controlla in qualche modo Fabrizio Falchi, perde però il tempo, deve mettere in mezzo la palla che passa, ma interviene senza problemi Mereu e allora può portar via la palla dalla zona calda a ridosso di Sanna, viene indietro Sias, manovra adesso il Latte Dolce, c'è possibilità per manovrare, cosa che invece non era successa nel primo tempo né per il Ploaghe né per il Latte Dolce, avevamo sottolineato la tendenza ad andare sempre in verticale, una tendenza che aveva fatto anche arrabbiare non poco soprattutto il coach del Ploaghe Cirina, che aveva predicato calma, ha predicato maggiore raziocinio nella gestione del possesso, raziocinio che stiamo vedendo adesso con Mereu per il Latte Dolce che ha toccato già diversi palloni, sicuramente un numero maggiore rispetto a quelli toccati in tutto il primo tempo. Si propone Fabio? Poco il sinistro, vai Mauro. No, solo per dirti una nota tecnica, mi stacco un attimo dalla postazione per risolvere un problema tecnico sul microfono. E allora tra poco ritroveremo ovviamente da bordo campo Mauro Farris per le integrazioni da bordo campo, per darvi ovviamente l'informazione più completa possibile qui su directasport.it, la diretta di questa semifinale playoff. Ricordiamo che la sfida tra Castiadas e Lanusei, ovvero quella tra seconda classificata e quinta classificata della regular season, non si gioca perché il Lanusei già è stato promosso in Serie D grazie alla cavalcata in Coppa Italia di categoria, quindi Lanusei che già, nonostante il quinto posto, nonostante una stagione con qualche punto perso di troppo, è già sbarcato nella prossima Serie D 2015-2016, a fare compagnia ci sarà ovviamente il Muravera che ha vinto il campionato e poi una tra Castiadas
Latte Dolce Ploaghe che stiamo vedendo in questo momento. C'è adesso il sono i primi movimenti sulla panchina del Latte Dolce. Ricordiamo che il Ploaghe ha già dovuto operare un cambio dopo pochissimi minuti con l'uscita di Deligios, problema al flessore della gamba sinistra per lui, al suo posto il numero 17 Muscau. Si sta scaldando adesso il per il Latte Dolce Dore col numero 15, vedremo se sarà lui la prima mossa di Mister Pava. Non ha problemi per Paolo Garau a recuperare la sfera, va a scaricare per Alessandro Leoni, che poi mette fuori con grande fair play perché era rimasto a terra Secchi, numero 10, che si è visto molto poco nel primo tempo, numero 10 del Ploaghe. Ploaghe che ha giocato tantissimo su Falchi e Pulina, veri e propri trascinatori. Li vediamo, il numero 7 e il numero 9, giocare molto vicini tra di loro, molto vicini in mezzo ai centrali del Latte Dolce, per mettere in difficoltà, come fatto nel primo tempo, e andare a sfruttare qualsiasi errore. In due circostanze Falchi era riuscito a intervenire sulla linea di passaggio, nella terza invece è bravissimo il numero 9 a chiedere e a ottenere l'1-2 da Pulina, poi il suo esterno destro terminato alto sopra la traversa in una delle tre clamorose palle gol del capitate per il Ploaghe, tutte a Falchi. Ploaghe che ricordiamo reclama anche un calcio di rigore evidente, netto, al 46esimo, al primo minuto di recupero del primo tempo. Il fallo di mani di Sini, che si è tuffato per interrompere la traiettoria disegnata dal mancino di Alessandro Leoni, e Sini che ha interrotto questa traiettoria ovviamente in maniera irregolare. L'arbitro però, la signora Staico di Cagliari, coadiuvato da Francesco Murgia Navarra, non ha optato per il penalty e ha lasciato correre. Non vi disturbo più. Ancora Ploaghe in attacco, adesso sugli sviluppi di questa palla vagante dalle parti di Sanna. Non arriva però grossi patemi. Secondo tempo che per il momento vive un momento di grande tranquillità. Adesso si scaldano tutti gli effettivi della panchina del Latte Dolce, che sono, ricordiamo, oltre al secondo portiere Obreschi, lui, Unietu, Dore, il primo ad alzarsi, e poi Borrielli, Mannoni e Omar Delizos. Lo vediamo adesso vicino alla panchina Latte Dolcina. Ploaghe che in panchina, oltre al secondo portiere Picconi, porta Zichi, Sias, Carboni e Fois, oltre a Kerchi, con Muscau che già ha fatto il suo ingresso in campo col numero 17. E c'è calcio di punizione adesso per il Ploaghe, sul pallone come sempre Michele Pulina, siamo all'altezza dei 30 metri, leggermente spostati sulla sinistra. Attenzione a Pulina che prende una rincorsa piuttosto corta, sembra intenzionato a mettere in mezzo la sfera in aria, al limite dell'area. Vediamo Falchi e la palla però arriva sul secondo palo, pericolosa, interviene in qualche modo, prova a intervenire Capitan Cocco, che però non arriva a toccare la sfera, allora sarà rimessa dal fondo. C'era anche fuorigioco probabilmente da parte del numero 5 del Ploaghe, allora infatti si riprende con il calcio di punizione che Sanna prova a battere qualche metro più avanti rispetto al alla posizione corretta. Staico non transige e gli intima di retrocedere. Sanna ovviamente obbedisce, adesso sì che può rinviare la palla che arriva dalle parti di Sias, poi Eusai ad andare a duello con Cocco, rimane a terra proprio, anzi si tratta di Battiello che rimane a terra, una botta alla nuca, nulla di grave nel corpo a corpo con Usai. Si rialza subito il numero 4 del Ploaghe, che aveva provato nel primo tempo a calciare da fermo, una punizione che però si era infranta sulla barriera, la prima punizione di 4 che il Ploaghe ha avuto
a disposizione nel primo tempo, punizioni però non sfruttate da Pulina e Mattiello appunto. Adesso è Pierpaolo Garau a recuperare, Pierpaolo Garau che l'anno scorso è stato protagonista di una grandissima stagione con il Latte Dolce in Serie D, adesso difende i colori del Ploaghe così come Fabrizio Falchi. Latte Dolce che quest'anno con il ritorno in eccellenza ha salutato diversi elementi, da Mannoni che si è accasato al Selarius, Mannoni che era arrivato a stagione in corso nel 2013-2014, è andato via anche Del Rio, passato all'Olbia di Pierluigi Scotto e poi proprio al Selarius. Via anche Andrea Mura, esterno offensivo di altissima qualità, giocatore capace di fare la differenza. Via Gambelle, insomma è cambiata abbastanza la rosa del Latte Dolce, ma non è cambiata però la voglia di questa società di primeggiare, di lottare ancora per grandi traguardi. Allora il Latte Dolce è qui a giocarsi la il primo passaggio per lottare ancora per il ritorno in Serie D, ma di fronte c'è un Ploaghe che continua a presidiare la metà campo sassarese. Adesso apre bene Muscau a sinistra per Mattiello, porta avanti la sfera, salta bene Panai, poi però interviene seconda battuta Mereu, fallo laterale. Mauro, una partita che sta davvero adesso stagnando un pochino a centrocampo, sembra che le due squadre si stiano studiando, passano i minuti e si fa sentire anche la pressione. Adesso più ci si avvicina al 90esimo e l'errore rischia di pesare tanto, e allora credo che anche a bordo campo si avverta questo tipo di tensione, Mauro. Ma intanto da parte di mister Pava il riposo in panchina è durato qualche secondo, giusto una manciata di secondi, si è prontamente rialzato, peraltro redarguito dall'arbitro perché è uscito di qualche centimetro dall'area tecnica. È paradossale, penso sarai d'accordo con me, è il Latte Dolce che dovrebbe fare la partita, almeno in questi frangenti, continua a controllare soltanto. Sì, sicuramente hai detto bene, anche se ricordiamo che in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà a giocare poi il supplementare, quindi ancora presto per il Latte Dolce per giocarsi il tutto per tutto. Ovviamente la squadra sassarese deve comunque vincere, insomma non si scappa, il gol lo deve fare, ma lo 0-0 per il momento può andar bene, può permettere di rimanere in sordina, di aspettare l'episodio. È chiaro che queste partite secche si decidono poi sul singolo episodio. Già nel primo tempo le occasioni per il Ploaghe da palle sporche, da iniziative personali, e così probabilmente sarà qualora la situazione dovesse sbloccarsi, sarà per un episodio, per il colpo di un singolo, di un colpo magari di uno degli elementi più talentuosi o magari di un elemento a sorpresa, vedremo. La seguiamo questa sfida qui su Diretta Sport, attenzione perché rischia di combinarla grossa in questo caso Iacomelli, che non si accorge dell'uomo alle spalle ma soprattutto controlla male la traiettoria della verticalizzazione di Mereu. In qualche modo però la palla viene recapitata tra le braccia di Garau, che può rilanciare e mandare la palla direttamente tra le braccia del collega Sanna. Fabio, un'altra lettura possiamo dare a questo match. Sulla panchina del Latte Dolce tutti i giocatori a disposizione di mister Pava sono in piedi, pronti a entrare, sul fronte Ploaghe invece tutti comodamente seduti in panchina, dimostrazione che probabilmente mister Pava sa di dover dare una svolta al match da un momento all'altro, mentre il Ploaghe sa probabilmente di potersi gestire con maggiore tranquillità e maggiore tempo la partita. E sì, li vediamo qui alla sinistra della nostra postazione, alla sinistra delle telecamere di Diretta Sport guidate da Andrea Farris, tutti gli effettivi a disposizione di mister Pava che vanno a scaldarsi, vanno a effettuare i canonici esercizi di mobilitazione, mentre il Ploaghe che in panchina può contare tra gli altri su Kerchi, elemento di grande talento, elemento capace di creare dal nulla tante situazioni importanti. Panchina del Ploaghe invece comodamente seduta, mentre mister Cirinà non si siede neanche per un istante. Adesso lo vediamo appoggiato alla sua panchina mentre Michele Pulina prova a liberarsi a sinistra, se ne va con grande qualità, viene steso e arriva il terzo giallo della partita. Il giallo è per Andrea Usai, che in ripiegamento è andato a stendere il collega di ruolo. E allora il terzo ammonito della partita, Andrea Usai, ammonizione che arriva ai danni del numero 10, ammonizione che era già stata combinata nel primo tempo a Chessa e a Giacomo Coco. Tre ammoniti tutti nelle fila del Latte Dolce.
E dunque altro calcio di punizione pericoloso da sinistra sulla battuta. A battere sarà Alessandro Leoni con il destro, mentre col mancino nel primo tempo aveva procurato l'occasione, poi sventata in maniera irregolare, non secondo l'arbitro. Da Assini quel calcio di rigore che grida vendetta, l'abbiamo sentito anche dalla battuta flash nell'intervallo con mister Cirinà. Ed è pronto Leoni, traiettoria a rientrare, palla che va sul secondo palo, salta di testa sul secondo palo Fabrizio Falchi, palla che però termina l'MLM sul fondo alla sinistra di Sanna. Ricordiamo che questo è il quinto confronto diretto, quinto e ultimo confronto diretto stagionale tra Ploaghe e Latte Dolce. Il bilancio dice due vittorie per il Latte Dolce, entrambe nella Coppa Italia d'inizio stagione, quindi insomma in una fase particolare della stagione. Poi la vittoria del Ploaghe nella gara andata del 21 dicembre scorso per 3-2 e il pareggio invece per 2-2 proprio una settimana fa. Scherzi del calendario, ultima giornata della regular season, e una settimana dopo le due squadre si trovano invece per una partita che pesa tantissimo, che vale un posto nella finale contro il Castiadas, finale dei playoff che poi danno la possibilità di giocarsi i due, ovviamente in caso di vittoria del primo. Spareggi nazionali per la promozione in Serie D. Adesso è Mattiello a fare il break dalla difesa, poi Falchi controlla, spalle alla porta, sulla tre quarti, sulla fascia destra d'attacco del Ploaghe. Ancora un fallo ai suoi danni, una miriade di falli guadagnati da Fabrizio Falchi e Michele Pulina. Tantissime le punizioni battute dal Ploaghe in questa partita, nessuna però, bisogna dirlo, ha portato poi grandi pericoli alla porta di difesa da Sanna in completo giallo, mentre in completo verde per il portiere del Ploaghe Pierpaolo Garau. Attenzione a questa apertura sulla destra, prova ad andare via Leoni, il cross in mezzo, anzi era Secchi che ha messo in mezzo questa palombella, poi Leoni non riesce a controllare, rompe molto bene Panai che scarica all'indietro per Ruggiu, cincischia un po' troppo, viene circondato da quattro avversari, si libera molto bene, scarica per Mereu. Attenzione a questo break del Latte Dolce con Fideli che se ne va sulla destra, fronteggiato da tre uomini, triplicato, alla fine arriva all'intervento molto energico da parte di Mura, guadagna anche fallo laterale e protesta alla panchina del Latte Dolce. C'è Omar Delizos che si fa sentire, quasi un allenatore aggiunto, lo vediamo in piedi assieme ai suoi compagni e altre riserve del Latte Dolce. Adesso c'è il corpo a corpo tra Pulina e Piga, alla meglio proprio il numero 8 del Latte Dolce. Latte Dolce che adesso prova a uscire dalla sua metà campo dopo un secondo tempo ancora in sordina come era stato il primo. Interviene molto bene Sini, prende palla anche se Pulina vola via, salta, chiede il fallo, l'arbitro però a mio avviso giustamente in questo caso non lo concede, non concede il calcio di punizione a metà campo al Ploaghe nonostante le proteste che continuano da parte di Michele Pulina. E allora il traversone a cercare Cocco che però deve retrocedere. Ricordiamo che si gioca anche il playout del campionato di eccellenza, la sfida tra Calangianus e Fertilia, unica sfida playout in quanto sono già retrocesse altre tre formazioni, non ci sarà quindi altra sfida. Attenzione a Usai che prova a liberarsi col destro, palla rimpallata e fallo laterale. Dicevamo Calangianus Fertilia unico playout in virtù del pareggio di settimana scorsa tra il Castiadas, già sicuro del secondo posto, e la Palma Monteurpino, un pareggio che ha permesso alla squadra cagliaritana di salvarsi senza dover passare dalla coda degli spareggi playout. Ancora Usai a retrocedere, a appoggiare col petto. Adesso il Latte Dolce prova a prendere fiducia, palla che da qualche minuto è stabilmente tra i piedi dei ragazzi sassaresi in maglia blu. Adesso il Latte Dolce prova ad accelerare le operazioni, a trovare quel gol che serve per conquistare la finale. Il cross di Christian Sias però è troppo morbido, troppo facile per Pierpaolo Garau, allora lo 0-0 non
conosce variazioni. Mauro, da bordo campo c'è l'idea che il latte dolce stia prendendo un pochino di campo, no? Sei d'accordo? Ma sì, da bordo campo intanto quello che succede in panchina vede Mister Baba decisamente tranquillo, forse anche lui ha la sensazione che il controllo del gioco pian pianino stia passando dalla parte del Ploaghe, un Ploaghe che probabilmente però sta risparmiando le energie anche in virtù di un finale che potrebbe diventare incandescente. Ed è importante davvero dosare le energie, partita che ricordiamo può finire anche dopo 30 minuti di supplementari, allora diventa importante soprattutto gestire energie fisiche e mentali, tensione che si taglia a fette, che si tagliava a fette già un'ora e mezza, quasi due prima di questo match, l'arrivo delle squadre qui al comunale di Villa di Codrongianus, poi le facce tirate dei dirigenti, dei tesserati, insomma un'atmosfera calda sin dalla tarda mattinata qui con il pubblico che ha assiepato le tribune, pubblico rumoroso, pubblico in maggioranza di fede Ploaghe, ma insomma anche la componente latte dolcina c'è e si fa sentire, tante le proteste per il Ploaghe per quel rigore non concesso a fine primo tempo, ma insomma il clima è davvero davvero ottimale, davvero bello anche raccontarlo, davvero piacevole essere contornati dall'entusiasmo, dalla voglia di vincere della gente sulle tribune e a ridosso della recinzione con le telecamere di Diretta Sport, le telecamere guidate come sempre da Andrea Farris, ci possono anche far vedere le persone assiepate alla nostra sinistra proprio a ridosso del campo a seguire da vicino quello che succede sul sintetico del De Villa di Codrongianus, una delle location del campionato del Ploaghe che in questa stagione ha giocato in diversi campi del Sassarese. Mentre in campo adesso succede davvero poco, ritmi molti. Mani, Fabio, mani nei capelli per Mister Pava, perché gli ultimi 3-4 fischi in effetti sono sembrati un po' troppo generosi da parte del direttore di gara. Dall'altra parte invece Mister Cirinassu, Fernando Ploaghe, nota un eccessivo egoismo nel gioco da parte di suo e chiede di giocare più di squadra. Un Ploaghe che sembra aver perso in questo secondo tempo la verve dei primi 45 minuti, sicuramente a favore del Ploaghe, qualora nel calcio esistessero i punti nella box. Ploaghe che però ha avuto il demerito di non sbloccare la situazione, allora lo 0-0 adesso tiene in corsa un latte dolce che ricordiamo deve vincere al termine dei 90 minuti, anzi al termine degli eventuali 120 minuti, in quanto il miglior piazzamento al termine della regular season, terzo posto per il Ploaghe, quarto per il latte dolce, premierebbe il Ploaghe qualora la parità dovesse verificarsi al termine dei supplementari. Quindi niente calci di rigore, regolamento uguale a quello che conosciamo anche dalla Lega Pro, dove nella giornata di sabato la Torres ha conquistato la salvezza matematica battendo 2-1 il Venezia con un gol tra l'altro di un sassarese come Luigi Scotto che è tra l'altro presente qui in tribuna e magari proveremo ad avvicinarlo nel post partita. Presenti anche tanti addetti ai lavori, ovviamente nessuno ha voluto perdersi questa sfida a Codrongianus, quindi venendo qua nel Nord Sardegna oppure seguendola in diretta streaming su directasport.it. ricordo che poi l'evento sarà ovviamente visionabile già da domani in differita e in qualsiasi momento sui vostri PC, tablet e smartphone, come tutti gli altri eventi targati directasport.it e sardegnasport.com, la web TV dello sport sardo, calcio, basket, pallavolo, golf, tutti gli sport e non solo sport su directasport.it, questo progetto che continua a crescere, continua a trovare l'adesione e i consensi da parte degli appassionati e che oggi vi offre questa diretta mentre Christian Sias è pronto a battere con il suo destro questa punizione, occasione importante, va il numero 11 del latte dolce, interviene Secchi, palla che si impenna e poi Pierpaolo Garau evita
il calcio d'angolo e fa ripartire, attenzione perché la difesa del Latte Dolce si era fatta trovare un attimino sguarnita, poi lungo la linea il passaggio di Pulina per Secchi che si è proposto, entra nel rigore Secchi, esce Valanga San, riesce a togliere la palla dai piedi del numero 10 del Ploaghe. E da una palla, da un'azione offensiva del Latte Dolce si è arrivati invece alla palla gol per il Ploaghe con Secchi trovato lungo linea da Pulina nel perfetto contropiede in tre tocchi. Il Ploaghe è andato dall'altra parte, il passaggio con le mani di Garau per i suoi compagni d'attacco. Si è allungato nel tentativo di dribbling la palla il numero 10, allora San ha avuto buon gioco, uscita bassa, pronta e efficace da parte dell'estremo difensore del Latte Dolce che riparte con Giacomo Cocco, poi Sia sta a cercare Andrea Usai, controllo non perfetto e allora Secchi, adesso le squadre si allungano e allora Secchi può andare in profondità da Fabrizio Falchi che controlla con il petto, cerca di accentrarsi, c'è un ottimo, davvero bello l'intervento, bello ed efficace l'intervento qui di Sini e va in profondità a cercare Ruggiu, viene toccato da dietro Ruggiu che rimane a terra dolorante, la signora Staico non ravvisa il fallo, poi però con grande fair play c'è l'intervento da parte di Iacomelli che mette la palla in fallo laterale, allora probabilmente ci sarà bisogno dell'ingresso dello staff sanitario dalla panchina, momento di stanca del match, un secondo tempo che vive su ritmi nettamente inferiori, anche se poco fa abbiamo avuto la prima vera palla gol dei secondi 45 minuti. Mauro, adesso dicevi bene prima, si alza la posta in palio, si avvicina la fase calda del match e allora le squadre vanno un pochino coi piedi di piombo. Ma sì, dunque, intanto faccio un piccolo passo indietro, riavvolgo il nastro e dico che mister Papa chiede maggiore decisione negli affondi sulla destra. Forse ricorderete le ultime due volte il Latte Dolce sì, ha trovato spazio qua sulla fascia, però non ha spinto in maniera decisa come avrebbe probabilmente dovuto. E poi aggiungo una nota sul progetto Directa Sport. Fabio, hai detto tanti realtà, tante società hanno aderito all'iniziativa, allora è giusto citare, oltre al golf di Smolas che abbiamo raccontato la settimana scorsa, la novità di questo weekend, uno speciale interamente dedicato alla pesca subacquea con il campionato regionale di pesca subacquea appunto a squadre per società, la vittoria di un team cagliaritano, però insomma presenze illustri, ad esempio il campione italiano in carica Bruno De Silvestri, insomma c'è davvero tanto da raccontare, ma torniamo a raccontare questo match che io immagino stia entrando nella fase più calda. Ci avviciniamo al ventesimo del secondo tempo ed è sempre 0-0 tra Ploaghe e Latte Dolce. Una partita che nel primo tempo ha visto il Ploaghe avere tre palle gol clamorose con Fabrizio Falchi e recriminare per un calcio di rigore non concesso, un Latte Dolce che ha sofferto tanto e che poco fa ha rischiato grosso sulla sortita offensiva di Secchi, il numero 10 del Ploaghe, che si è lanciato in contropiede, servito in profondità da Pulina, intervenuto poi in uscita bassa il portiere del Latte Dolce Sanna a interrompere questa azione offensiva della squadra in maglia bianca con inserto blu sulla spalla destra, mentre il completo blu, completamente blu del Latte Dolce, classica prima maglia della squadra sassarese. Latte Dolce che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, rispetto alle telecamere di Directa Sport, attacca Sias, attenzione perché si accentra, perché ha il destro pericoloso e infatti viene subito stoppato, arriva l'intervento duro, arcigno, falloso di Mattiello che interviene in tackle e allora calcio di punizione dai 25 metri per il Latte Dolce con Mereu sul pallone, numero 6 del Latte Dolce, sono tre però gli uomini anche sulla sfera, c'è anche Capitan Cocco, c'è lo stesso Sias, vediamo chi andrà a battere, verosimile la battuta diretta in porta, occasione importante questa, barriera a 5 per il Ploaghe con Alessandro Leoni che invece va a prendere in consegna Sias che si è staccato sulla sinistra, attenzione. Adesso è pronto Mereu, traiettoria che gira, barriera, palla che si impenne, Garau deve
inarcarsi e mettere la palla in calcio d'angolo, traiettoria che si era fatta davvero beffarda per Pierpaolo Garau, palla che ha incocciato sulla barriera, si è impennata e stava ricadendo proprio sotto la traversa alla sinistra di Garau, sempre molto attento ed esperto Pierpaolo Garau. È andato a evitare guai peggiori, a smanacciare in corner, dalla bandierina va il Sias col destro, palla che ricade all'altezza del limite dell'area piccola, messa fuori, poi Mereu con il destro verso il secondo palo, termina fuori, ha battuto in precario equilibrio qui. Insomma Fabio, due occasioni che confermano la, diciamo, il buon momento del Latte Dolce che per ben tre volte si avvicina al gol. Latte Dolce che adesso ha provato a spingere con una doppia conclusione, prima il calcio di punizione battuto da Mereu, poi lo stesso Mereu con il destro da fuori area in precario equilibrio, palla terminata nettamente alta e larga alla destra di Pierpaolo Garau. E allora la squadra sassarese adesso prova a uscire, c'è il fallo di Panay, Panay molto in ombra oggi, Panay che non ha mai avuto modo di innescarsi, adesso lo vediamo agire a sinistra con Christian Sias che invece è andato a destra, in mezzo al campo vediamo Mereu e Ruggiu con Usai centravanti, mentre a fare buona guardia davanti alla difesa c'è anche il numero 8 Opiga. Piga che retrocede quasi a fare da centrale difensivo aggiunto in mezzo a Chessa e Sini, poi gli esterni del Latte Dolce che sono fedeli e capitan Giacomo Cocco, adesso è proprio Giacomo Cocco a intervenire, il rimpallo però premia Iocumelli, il cross, la palla che balla, si impenna, Pulina il destro, palla contratta, poi rimane Falchi, l'area di rigore, Falchi cade a terra, era in fuorigioco. Tutto inutile, Falchi che si era liberato in maniera sempre velenosa, cade a terra il numero 9 del Ploaghe, l'arbitro però ha fermato tutto, sbandierato il secondo assistente. Luca! Luca! E allora può ripartire con il calcio di punizione il Latte Dolce, battuto dal proprio portiere Sanna. E sarà rimessa a metà campo. Christian Sias tornato a sinistra, adesso svaria tantissimo il numero 11 del Latte Dolce che si accentra, che cerca di scompaginare un pochino lo scacchiere e del Latte Dolce e del Ploaghe, provando ovviamente ad aprire la difesa, provando a creare superiorità con la sua qualità tecnica, ma per il momento l'ex nuorese con un'esperienza anche nella primavera del Genoa non è mai riuscito a rendersi pericoloso se non con un paio di soluzioni da fermo. Adesso interviene Cocco, il Cocco, il capitano del Ploaghe, hanno lo stesso cognome, c'è il fallo commesso da Panay ai danni di Cocco, il capitano del Ploaghe numero 5, il lancio proprio l'altro capitano numero 3 Giacomo Cocco a controllare l'uscita della sfera e a far ripartire l'azione con Mereu, passaggio per Piga che riconsegna su Mereu, Mereu che sta toccando tantissimi palloni, cosa che non era riuscito a fare nel primo tempo. Mereu adesso riesce a giocare più sul corto, riesce a farsi dare la palla ai difensori, cala un pochino anche l'intensità del pressing dei trequartisti e delle punte del Ploaghe, allora diventa più facile costruire là dietro per il Latte Dolce, meno verticalizzazioni scriteriate come aveva detto anche Cirinà, l'allenatore del Ploaghe, riferimento alle scelte tattiche dei suoi. Si gioca più sul corto, le squadre sono un pochino più lunghe, la qualità tecnica non è eccelsa in questo secondo tempo, anche l'intensità è sicuramente calata, c'è un pochino di paura, pesa il pallone, pesa tanto adesso la situazione, attenzione però al plug in attacco, sulla sinistra c'è Alessandro Leoni che se ne va, prova a centrarsi sul destro, mette questa palla bassa, poi Pulina si libera sul sinistro, il suo diagonale però è strozzato e termina fuori, ottima iniziativa di Alessandro Leoni che adesso rimane a terra dolorante, crampi per lui, va ad aiutarlo Fabrizio Falchi. Ottima iniziativa col Ploaghe che quando agisce di rimessa sovente crea pericoli, adesso è stato Leoni ad aprirsi sulla sinistra, a toccare basso per Michele Pulina che è arrivato coi tempi giusti, ha controllato bene col mancino ma il suo diagonale è stato nettamente impreciso, schiacciato e la palla è terminata fuori. Si scaldano anche quattro elementi della panchina
del Ploaghe. Vediamo Kerchi col numero 10, con la pettorina numero 10, Kerchi ex Torres, che va a effettuare il suo riscaldamento, riscaldamento che però per il momento sembra abbastanza blando da parte degli uomini a disposizione di Cirina. Stessa cosa si può dire anche per i ragazzi del Latte Dolce. Ovviamente i due allenatori mandano i loro effettivi a disposizione a muoversi, insomma a tenersi un pochino in movimento, perché davvero scende anche adesso l'umidità e rischia di, si rischia anche di incorrere in problemi muscolari, così come era successo dopo pochi minuti allo sfortunato Deligio, sostituito da Muscau. Questo è l'unico cambio della partita fino a questo momento. Ricordo che sono anche tre gli ammoniti della partita: capitan Giacomo Cocco per il Latte Dolce, sempre nelle fila sassaresi, Chessa e Andrea Usai. Adesso c'è il lungo rilancio a cercare Usai, mentre Cirinà va a rimbrottare Pulina. Lo vediamo confabulare con il suo allenatore, il numero 7, che ora chiede a Pierpaolo Grau la palla, palla che va dalle parti di Falchi, interviene di testa in maniera disordinata, in maniera un pochino sporca, Chessa fa buona guardia per Ossanna, evita guai peggiori, evita soprattutto di regalare un calcio d'angolo come era successo nel primo tempo. E assistiamo davvero a tanti rinvii dei portieri. Adesso il centrocampo torna a essere un pochino snobbato dai difensori e dai due portieri, si va dalle punte con un po' di pigrizia, un pochino di precipitazione. Prova a ragionare Cocco all'indietro per Mereu, che gioca davvero su tutto il campo, va a prendersi la palla il playmaker numero 6 del Latte Dolce. Gira palla, gira! Gira ancora! Il gioco Secchi, che agisce sulla destra mentre Leoni si apre a sinistra, non riceve però la sfera perché Pulina non riesce a controllare. Il rilancio da parte di Pulina, anzi il rilancio da parte di Ruggio, che aveva anticipato Pulina, palla fuori. Attenzione al destro improvviso qua di Falchi, ha tentato il colpo alla quagliarella Fabrizio Falchi, palla che rimbalzava coi giri giusti, si è girato, ha colpito col destro, non è riuscito però a dare forza e precisione alla sua conclusione. Allora Sanna ha bloccato senza troppi problemi. Sias apre il gioco su Sini, che trova Fideli, che poi però non trova a sua volta Panai. Davvero in ombra il numero 7 del Latte Dolce. La rimessa affidata a Mattiello, anzi a Unetto, il numero 3, che va a cercare Leoni. Adesso stanno calando i ritmi, sta calando anche la freschezza degli elementi in campo. Attenzione a Sias, prova a liberarsi a sinistra, l'intervento di scivolata di Cocco che blocca Sias, chiede la punizione, ma Sias questa volta è andato giù con troppa facilità, è intervenuto sul pallone il numero 5 del Ploa, che prova a partire in transizione la squadra in maglia bianca, però è rientrata bene la difesa del Latte Dolce, rientra anche Sias dopo qualche istante a terra. L'1-2 molto buono tra Secchi e Falchi, che rimane largo a destra. Adesso in attacco c'è Pulina, che però non trova il servizio di Leoni anticipato. Calcio di punizione proprio per il Latte Dolce, perché c'è il fallo di Leoni che va a intervenire su Fideli all'altezza della tre quarti difensiva del Latte Dolce. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora di questo secondo tempo, ci avviciniamo all'ultimo scorcio dei tempi regolamentari, il risultato dice 0-0, risultato che in questo momento costringerebbe a ricorrere ai supplementari. Attenzione a Fideli che si libera, prova con un sombrero, tocca per Usai, il diagonale di destro con l'esterno in precario equilibrio, palla che termina fuori, e qua forse poteva fare di più il Latte Dolce, perché Fideli si era inserito molto bene, ha trovato il sombrero, forse anche un tocco con la mano da parte del marcatore diretto, palla che poi è andata sui piedi di Andrea Usai. Andrea Usai che ha cercato di arpionarla con l'esterno destro da posizione defilata, non è riuscito però a impensierire Garau. E allora sfuma questa azione per il Latte Dolce. Mauro, reazioni da bordo campo? Reazioni assolutamente tranquille da parte di mister Baba, insomma, uno sguardo sicuramente di stizza, però tutto abbastanza tranquillo. Dall'altra parte invece mister Cirinà, che chiede comunque alla squadra di giocare un po' di più in maniera collettiva. Baba, che ricordavamo in precedenza, ha raccolto quest'anno, in questa stagione, l'eredità di Pierluigi Scotto,
più di un allenatore per la storia recente del Latte Dolce, la grande cavalcata di questa piccola squadra di un quartiere sassarese che si è affacciata in Serie D nella scorsa stagione e che spera di tornarci al termine di questi spareggi regionali e poi nazionali. Campionato di eccellenza, adesso si libera bene Christian Sias, ancora una volta messo giù, ancora una volta il signor Staico non ravvisa il fallo, stavolta sembra più serio il guaio fisico per Sias, mette fuori poi la palla con fair play il numero 8 del Ploaghe Mura, con un po' di stizza perché quasi a dire, quasi a lamentarsi della frequenza con cui i giocatori del Latte Dolce vanno a terra negli ultimi minuti, ma insomma adesso gioco fermo, momento per entrambe le squadre per rifiatare, per andare a bere un goccio d'acqua, per avvicinarsi alle panchine, una sorta di time out a disposizione di Cirinà e Pava, con Pava che si trattiene con in questo momento con Ruggiu. Ruggiu che compone, forma la cerniera di centrocampo assieme a Piga per il Latte Dolce, le due punte che sono Usai e Panai con ai lati Sias e Usai punta centrale, con ai lati Panai e Sias. Panai e Sias che hanno cambiato posizione senza però trovare granché la posizione, la possibilità di creare superiorità, di creare palle gol. Praticamente il Latte Dolce ha tirato in porta una volta e mezzo dopo pochi minuti con un colpo di testa innocuo di Usai, ben parato da Garau senza problemi, e poco fa con l'esterno destro di Andrea Usai da posizione molto difficile non ha avuto problemi Garau. Sostanzialmente Garau è stato inoperoso in questa partita, in questa sfida che invece ha visto il Ploaghe impensierire per tre volte in maniera davvero corposa, in maniera significativa, la porta di Sanna. Ricordiamo che pesa nell'economia di questa partita il calcio di rigore non concesso dalla signora Maria Francesca Staico di Cagliari allo scadere del primo tempo, fallo di mani netto da parte del numero 5 del Latte Dolce Sini. A fermare la traiettoria disegnata da Leoni. L'arbitro però ha lasciato correre in quel frangente, adesso Staico comanda la ripetizione del calcio di punizione per il Ploaghe con il clan dei padroni di casa che si lamenta per l'eccesso di zelo da parte del direttore di gara. Comunque calcio di punizione che sta per battere Michele Pulina, in aria vediamo Leoni ma vediamo anche Capitan Cocco, oltre a Mura e Fabrizio Falchi, si avvicina anche Muscau, mentre Secchi rimane 10 metri fuori dall'area di rigore. Parte la traiettoria di Pulina, molto lenta, alta, facilissima per Sanna, niente di preoccupante, troppo lenta, leggibilissima per il portiere. Attenzione a questo rinvio di Sanna, insidioso perché la palla rallenta, Mattiello però si fida della uscita del proprio portiere e infatti Pierpaolo Garau senza problemi fa sua la sfera, è pronto a rilanciare dal limite della propria area. Fideli, grande freddezza, controlla molto bene la sfera sul pressing di Pulina. Fabio, saranno 4 minuti di recupero. Saranno 4 i minuti di recupero nel secondo tempo, prima di andare ai tempi supplementari. Risultato di 0-0 che non si schioda davvero dopo un secondo tempo, a dir la verità, avaro di emozioni, avaro di spunti. L'egonismo non è mancato, ma insomma sono calati i ritmi, è calata anche la qualità del gioco rispetto a un primo tempo invece molto vibrante sin dalle primissime battute. Fallo laterale che sta per battere
Andrea Usai con la lunga gittata, vanno in area di rigore Fideli e Panai assieme a Ruggiu. Adesso il Latedolce sembra volerci provare in questo recupero. Falchi all'indietro, raccoglie palla Usai che non si accontenta del fallo laterale, palla all'indietro a cercare Sini, riparte da dietro, prova a salire la difesa del Ploaghe che non vuole farsi chiudere, manovra con tranquillità Sini, va a cercare in profondità Panai, fermata però questa trama dal colpo di testa di Cocco. Ploaghe sistemato a ridosso della sua area di rigore, lungo pallone a cercare ancora gli avanti del Latedolce, addomestica la sfera di testa a Secchi, ma interviene Cocco, poi Mura, il Piga, anzi l'appoggio a sinistra per Sias, intercettato, ma Mura, Mereo ancora in possesso della sfera, prova ad accentrarsi, fermato da Pulina che prova ad andare via, ancora una volta il duello che premia però Pulina con un fallo laterale per il Ploaghe. Ploaghe che allora può alleggerire la pressione in questi sgoccioli di tempo regolamentare e il risultato dice sempre 0-0 tra Ploaghe e Latedolce, la semifinale dei playoff, promozione del campionato di eccellenza. Rimessa per Iacumelli, si libera Falchi contro tre avversari, aspetta l'arrivo di un compagno, lo trova in Leoni che perde però il contrasto con Fideli, la palla termina direttamente sul fondo, Falchi va a rimbrottare il suo numero 11, va di lì, stai calmo, aspettami, aspetta che io faccia il movimento, aspetta che io vada in profondità per andare a pungere la difesa del Latedolce. Falchi però non era arrivato con i tempi giusti all'inserimento, Leoni ha provato a buttarsi in campo aperto, è arrivato però l'ottimo intervento di Fideli a favorire il recupero della sfera da parte del Latedolce. Adesso c'è una botta in testa piuttosto dolorosa per Usai e Secchi, duello aereo tra i due numero 10, ovviamente l'arbitro deve andare a sincerarsi delle condizioni dei due giocatori che rimangono storditi a metà campo, obbligatorio l'ingresso dello staff sanitario, c'è quello del Ploa che tarda un pochino, quello del Latedolce, Usai sembra non avere grossi problemi, mentre rimane dolorante a terra Secchi, sembra aver avuto la peggio nello scontro aereo con Usai che si rialza, botta la parte superiore del capo per numero 10 del Ploaghe, anche Usai, l'altro numero 10 di questo match, va a sincerarsi delle condizioni del compagno, del dirimpettaio. Attimi di pausa, poi riesce a rialzarsi Secchi che ovviamente dovrà uscire dal campo e rientrare per effetto dell'ingresso in campo del suo staff. Mentre l'arbitro comanda un altro minuto di recupero aggiuntivo oltre ai 4 comandati in precedenza. Si è giocato abbastanza poco in questo recupero. Nessun problema per Secchi che sta per rientrare in campo, mentre ovviamente dovrà riprendere il gioco prima che il numero 10 del Ploaghe possa rientrare in campo, lo fa in questo momento. Allora ristabilita la parità numerica qui tra Ploaghe e Latedolce, Comunale de Villa di Codrongianos, diretta streaming su directasport.it, la diretta di questo spareggio che vale tanto. Attenzione a Panai in una delle poche sortite offensive, Panai che viene fermato in corner, attenzione a una delle ultime opportunità per il Latedolce in questi tempi regolamentari. Dalla bandierina va come sempre Christian Sias con il suo destro a uscire, sono 5 gli uomini del Latedolce in aria, palla in mezzo, Fideli, gol! Fideli, Latedolce passa in vantaggio proprio a pochi minuti dalla fine della partita, la clamorosa beffa per il Ploaghe con Fideli che irrompe con l'esterno destro, la zampata, la traiettoria vincente alle spalle di Garau, mani nei capelli per i giocatori del Ploaghe, per Pierpaolo Garau, per Capitan Cocco, è arrivato tutto solo in corsa Fideli e adesso sì che si fanno sentire i tifosi del Latedolce, protesta Capitan Cocco, protesta perché adesso il nugolo di uomini in festa del Latedolce tarda a rientrare nella propria metà campo, è arrivato il gol allo scadere quando tutti si preparavano ai tempi supplementari, adesso c'è la rissa, parte la rissa, c'è la scaramuccia, arrivano dalla panchina Baba, allenatore del Latedolce, arriva anche il direttore sportivo Fantoni, ovviamente a calmare gli animi, a evitare che si perda ulteriore tempo, ci sarà ulteriore recupero, Fideli è intervenuto, il numero 2, l'uomo che non ti aspetti,
sulla traiettoria dalla bandierina a uscire di Christian Sias, intervenuto al limite dell'area piccola, tutto solo, terzo tempo per il numero 2 del Latte Dolce, ha messo dentro la zampata vincente, il gol che in questo momento banda il Latte Dolce alla finale contro il Castiadas, davvero dopo un secondo tempo soporifero, dopo un secondo tempo di nulla. Adesso si fanno sentire i tifosi del Latte Dolce, li potete sentire con gli effetti di fondo attraverso i nostri microfoni, attraverso le telecamere di Andrea Farris. Do la linea a bordo campo a Mauro Farris per raccontarci questi attimi davvero concitati. È partita la rissa e adesso Ploaghe che si deve buttare in avanti. Mauro, grandissimo rammarico in casa Ploaghe ovviamente, perché la sensazione infatti è finita, Fabio, è finita. Ecco, dunque, con questa magia di Leonardo Fedeli, il nazionale classe 96, il Latte Dolce conquista questa semifinale playoff e vola alla finalissima col Castiadas. Davvero un match incredibile, un po' tutti eravamo pronti a scommettere su, perlomeno sui tempi supplementari. Invece ancora chiedo ovviamente ad Andrea Farris di andare a raccontare quello che sta accadendo nella parte nevralgica del campo. Ancora qualche scaramuccia, io intanto provo a raggiungere Mister Pava, ma insomma, ma Fabio, se sei d'accordo inizierei da Leonardo Fedeli, perché non lo vorrei. Chiedo ad Andrea Farris intanto di venire a prendermi con Leonardo Fedeli in diretta streaming, insomma un gioiello al 95esimo. Ha avuto un po' di fortuna, la palla è capitata lì, ci ho messo il piede. Ho visto che Mister Papa durante tutta la partita ti chiedeva di affondare in maniera più decisa sulla destra. Sì, mi ha chiesto questo, stavo provando a fare quello che mi ha chiesto, diciamo, nonostante la stanchezza durante la partita. Raccontaci le sensazioni di questo gol. Ma è bellissima la situazione, soprattutto nei playoff, che è una partita dentro o fuori, quindi non ci può essere una soddisfazione più grande di questa, di segnare l'1-0 al 90esimo. Un'annata sicuramente sofferta. Sì, sì, un'annata sofferta, cioè da tutta quanta la squadra, abbiamo combattuto fino all'ultimo, infatti siamo stati ripagati all'impegno che ci abbiamo messo tutto quanto quest'anno. Intanto il gesto più bello è andato a stringere la mano agli avversari, perché in ogni caso prendere un gol al 95esimo dopo una partita ben costruita, ben disputata dal Ploaghe, fa male. Lei, uomo di sport, lo sa bene, allora partiamo da questo. No, vabbè, complimentarsi con gli avversari è normale, secondo me, insomma, a maggior ragione quando gli avversari sono di valore come quelli di oggi. Io in settimana avevo detto che l'avrebbe decisa un episodio, perché la partita sarebbe stata molto in equilibrio, perché sono due squadre che come livello si equivalgono molto, sono due ottime squadre. E di conseguenza era normale, insomma, che un episodio decidesse. L'episodio è stato a favore nostro, però era una partita che, insomma, avrebbe potuto vincere il Ploaghe, sarebbe potuta terminare in parità come ormai era terminata, perché abbiamo segnato al 94esimo, quindi insomma l'ultimo minuto di recupero. Quindi era una partita, insomma, tra due squadre che si equivalgono, due belle squadre. L'episodio favorevole questa volta è andato a nostro vantaggio, però non dimentichiamo che in campionato gli episodi favorevoli sono andati a loro vantaggio nello scontro diretto, perché due gol, cioè ci negarono un gol regolarissimo di Santona, un rigore di Susai nettissimo all'ultimo minuto, quindi gli episodi la volta scorsa sono andati a loro favore e oggi sono andati a nostro vantaggio. Di questo ne sono contento, ovviamente mi dispiace per il Ploaghe perché è una grandissima squadra, su questo no, non ci piove, insomma, l'ho detto precedentemente e lo ribadisco oggi. Intanto chiedo a Fabio se ha qualche curiosità per Mister Papa. Insomma, un primo tempo un po' di sofferenza, poi pian piano è salito il controllo del match, lì è rimasto impassibile per tutta la partita, la sensazione è che l'inerzia stesse pian pianino passando verso il Latte Dolce. Essere impassibili da parte mia, dici? Certo. No, vabbè, insomma, è come vivo sempre la partita, insomma, con serenità e con tranquillità. Era una partita di calcio molto, molto difficile, molto dura, come è stata, ma insomma, io l'ho vissuta con l'intensità e con l'emotività che ci metto sempre, insomma, ero abbastanza sereno e tranquillo, avevo detto ai ragazzi di non spingere troppo inizialmente, perché la partita, non dimentichiamo, non durava 90 minuti, sarebbe durata 120 minuti, non è che avevamo necessità di sbloccare per forza dentro il 90esimo la partita, c'erano sempre i tempi supplementari dove avremmo potuto
osare qualcosa in più e noi eravamo pronti a farlo. Leonardo Fedeli è il gioiellino della nazionale classe 96, pesca il jolly 95esimo. E cosa può significare nella carriera di un giocatore così giovane, un gioiellino così in eccellenza? No, Leonardo Fedeli è prima di tutto un 97, non un 96, quindi è ancora più giovane. Ed è una mia grandissima soddisfazione. Io sono felicissimo di questo ragazzo perché lui inizialmente non faceva parte della rosa della prima squadra. L'ho recuperato e l'ho inserito nella rosa della prima squadra a settembre, a stagione iniziata, dopo le prime battute iniziali, dove ovviamente ha sofferto un po' e quanto è stata a capire la difficoltà di un campionato così importante come l'Eccellenza. Dopodiché lui è diventato veramente un giocatore affidabile sotto tutti i punti di vista, perché ha qualità atletiche, tecniche e caratteriali importanti. Adesso è stato gratificato anche dalla convocazione nazionale, di questo ne sono contentissimo, perché insomma è una mia scommessa personale, quindi doppiamente felice che poi mi abbia dato anche questa gioia oggi. Adesso gara secca col Castiadas. Sì, gara secca col Castiadas, insomma siamo arrivati a giocarci la finale playoff. Siamo felicissimi, insomma la società insomma non ci chiedeva di arrivare così in fondo, insomma ci aveva chiesto di fare un campionato da protagonisti, e Latte Dolce è stata protagonista fino alla fine e lo sarà fino alla fine, fino appunto a venerdì, giocandosi una finale playoff così importante contro una squadra così forte come il Castiadas. Perfetto, grazie. Fabio, ci sono domande? Ma io volevo chiedere sempre sul Castiadas, insomma, che partita sarà, se ci dobbiamo aspettare una partita diversa rispetto a quella di oggi o comunque ancora un'altra gara bloccata come abbiamo visto oggi. Tra l'altro, sempre la seconda domanda, oggi abbiamo visto una partita completamente diversa rispetto alle precedenti contro il Ploaghe, no? La tensione si è fatta sentire, la posta in palio ha pesato e non poco. Vabbè, la partita è necessariamente diversa, insomma, perché comunque la posta in palio oggi era diversa, insomma era una partita secca, quindi c'erano due squadre molto più guardinghe, molto più attente dal punto di vista della strategia, dell'atteggiamento tattico. Fermo restando che questa era anche la quinta partita tra Latte Dolce e Ploaghe quest'anno, quindi è normale che alla fine diventi sempre più difficile, perché non ci sono veramente più contromosse o sorprese, insomma, da fare. Le squadre si conoscono talmente bene che diventa difficile poi fare un qualcosa che possa far saltare gli equilibri di una partita così equilibrata, insomma così difficile. Grazie mister Paolo, lasciamo andare ovviamente a festeggiare e complimenti. Fabio, ti rilascio la parola perché vorrei provare a raccogliere anche le sensazioni, immagino molto amare, almeno da parte del mister Ploaghe, cioè del mister Cirinà. Eh sì, mentre la tribuna del comunale di Villa di Codrongianus va svuotandosi, entusiasmo per i tifosi del Latte Dolce, tanta rabbia, tante proteste da parte del pubblico di fede del Ploaghe. Certo, c'è quel calcio di rigore netto che non è stato concesso al Ploaghe alla fine del primo tempo. Pesano quelle tre palle gol nitide sui piedi di Fabrizio Falchi, ricordiamo quel sinistro fuori di un niente alla sinistra del portiere Sanna, poi il diagonale di esterno destro, palla sopra la traversa, e invece il salvataggio sulla linea di Chessa. Un Ploaghe che aveva nettamente legittimato la sua superiorità nei primi 47 minuti, giocando meglio, creando palle gol nitide. Latte Dolce che praticamente, a parte il gol di Fedeli allo scadere, non ha mai tirato in porta, non è un problema dirlo. E quindi Latte Dolce che alla fine però ha trovato la zampata vincente. Vedo Mauro Farris con un ospite, allora gli cedo subito la linea sul prato del comunale de Villa. Mauro. Sì, grazie Fabio. Come mister Cirinà, insomma, un Ploaghe che ha tanto da recriminare, un primo tempo in cui ha costruito tanto, c'è un rigore netto che non è stato fischiato a vostro favore, poi pian piano l'inerzia un po' del Latte Dolce in fase di controllo è un po' salita, però davvero perdere così al 95esimo fa male. No, non abbiamo meritato assolutamente di perdere, né tantomeno uscire da questa competizione dei playoff. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, la discriminante è stata sicuramente l'arbitro Staico, che già a voce aveva creato dei problemi col recupero, ancora oggi da 4 minuti, 5 minuti, passano i 5 minuti e poi continuiamo ancora, fanno gol. Non è giusto, perché non è giusto, però accettiamo la sconfitta. Secondo me abbiamo fatto, facendo un po' a mente fredda, abbiamo fatto un bellissimo campionato, siamo al di sopra delle aspettative, basta, adesso un po' riordiniamo le idee e vediamo cosa succede. Una sconfitta che fa male, che cosa ha detto ai ragazzi negli spogliatoi? No, ai ragazzi ho detto solo che hanno fatto il massimo, che sono stati bravi,
è che a volte ci sono delle cose nel calcio che sono più forti del calcio giocato. Non è possibile che due volte incontro un arbitro in campionato e per due volte mi fa recuperi allucinanti. Mi ha dato 5 minuti di recupero senza aver fatto un cambio al secondo tempo, impossibile. Fabio, una domanda per mister Cilinà, sì. Una domanda per mister Cilinà. Mister, quanto è mancato Piredda, giocatore importante per voi oggi? Credo che l'assenza si sia fatta sentire, anche se ovviamente là davanti Falchi e Pulina si sono dati un grande affare nel primo tempo, sono stati, insomma, li ho definiti davvero spettacolari nella capacità di dialogare e giocare molto vicini tra di loro in mezzo ai due centrali. Ecco, Piredda, secondo me, non so se lei è d'accordo, è stata un'assenza che ha pesato non poco. No, Piredda non lo scopro io, Piredda l'ho già avuto a Gavoi, lo conosco da bambino, so i suoi trascorsi, so come gioca e so cosa vale per la nostra squadra, è un valore aggiunto, è uno che tira sulla squadra, è uno che sa quando attaccare, quando difendere, è un allenatore in campo. Ma mi sembra sminuire un po' il lavoro di Alessandro Secchi e di Salvatore Mura, che in mezzo al campo oggi hanno fatto grandi cose. Nel primo tempo abbiamo costruito tanto, c'è stato un rigore allucinante che non ci hanno dato, un salvataggio sulla linea, 3 volte davanti al portiere, non mi ricordo parate di Garau, quindi credo che la mia squadra abbia fatto il massimo. E poi ripeto, ci sono degli episodi che ti vanno contro all'ultimo minuto, l'ultimo secondo. A noi è andata bene in campionato all'andata vincendo 3-2 e ci è andata male ai playoff. Avrei firmato per il contrario. Grazie a mister Cirinà, ovviamente una squadra che non cambia di una virgola la grande stagione di questa matricola terribile del Ploaghe. Fabio, lascio a te chiudere questa diretta streaming su direttasport.it e Latte Dolce dunque da cedere alla finalissima con il Castiadas qui dal comunale di Cotrongianos. Ovviamente per quanto riguarda il servizio a bordo campo è tutto, a te Fabio alla chiusura di questa diretta. E allora ringrazio Mauro Farris per i preziosi contributi da bordo campo in questi oltre 90 minuti di partita tra Ploaghe e Latte Dolce. Ha vinto il Latte Dolce, ha vinto 1-0 grazie a un gol davvero all'ultimo istante di Fideli, il numero 2 dei sassaresi, la zampata sul corner battuto da Christian Sias, la zampata al limite dell'area piccola, il gol decisivo che manda il Latte Dolce alla finale playoff contro il Castiadas, finale che metterà in palio un posto per gli spareggi nazionali e quindi per giocarsi la promozione in Serie D. Castiadas, grazie, che ovviamente cercherà di andare in Serie D, Latte Dolce che cercherà di tornare in quella categoria che aveva lasciato un anno fa in maniera assolutamente beffarda, assolutamente ingiusta dal punto di vista sportivo, lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato durante la telecronaca, e sarà una partita tutta da seguire, speriamo. Per il momento rimane una speranza, speriamo di potervi dare notizie in settimana, di poterla proporre in diretta su directasport.it. È tutto per questa diretta, per questo appuntamento da Codrongianos, da Fabio Frongia. Il saluto, l'augurio di una piacevole serata e ovviamente il rimando ai prossimi appuntamenti in diretta, in differita e agli speciali targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre